ti do la penna, ti do il pennarello. Vai. Grazie. Non sono questo, non sono quello che sembro, sono quello che dico, sono quello che scelgo di essere. E infatti questa è la parola che scelgo. Scelgo la lealtà che mi ha sempre contraddistinto. Ogni volta che l'ho messa in campo ho vinto. Eccoci, allora dovremmo essere collegati. Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenute a tutti, a tutti. A Parole Ostili, molti avranno seguito anche la giornata di ieri. Allora, io sono Alessandra Antonelli, se con me c'è Andrea Notarnicola. Facciamo parte della grande famiglia di Parole Ostili, insomma dell'Academy. Avrete già incontrato molte persone, appunto, sia stamattina sia anche ieri. Ringraziamo quindi chi si sta già collegando. Sapete che tra poco ci sarà il panel dedicato al nuovo manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva, un manifesto molto importante che siamo insomma felici di presentare oggi. E abbiamo insomma una decina di minuti, Andrea, per chiacchierare fra noi e per ripercorrere un po' la strada che ha portato Parole Ostili anche ad oggi proprio a definire questo nuovo manifesto. Allora, diciamo che siamo un po' nel cuore, no? A questo punto possiamo dire di Parole Ostili 4. Ci saremmo immaginati di essere tutti a Trieste, e perlomeno tu sei lì, insomma anche tutto il team di Parole Ostili in questa magnifica città. Però cos'è successo? Che da ieri siamo comunque tantissimi, insomma, ad esserci ritrovati attraverso questo appuntamento. Siamo quindi in tanti anche ad aver, insomma, condiviso tante emozioni e allo stesso tempo, insomma, tanti spunti legati al mondo del digitale e sicuramente anche a questo particolare, insomma, momento che stiamo vivendo. Sono stati mesi insomma complicati, difficili per tutti noi, sicuramente abbiamo davanti ancora una fase di grande incertezza, però insomma con Parole Ostili abbiamo scelto quest'anno di concentrarci sulla positività, sull'innovazione, tutto insomma il bello anche che la rete ci ha dato in questi giorni, no? Questa possibilità che ci ha dato di restare vicini, di restare collegati. E cosa succederà tra poco? Allora, presenteremo il manifesto, i 10 punti verranno letti da Cristiana Capotondi e poi avremo una serie di ospiti, di testimonial che racconteranno insomma i 10 principi del manifesto e si alterneranno fra loro. Allora, avremo con noi due atleti, Alex Zanardi e Bebe Vio, che conosciamo tutti, Don Luigi Ciotti, Andrea De Lovu, Francesca Vecchioni di Diversity Lab, Chris Richmond di My Grants, Igor Shuran di Parks Liberi Uguali, la giornalista del Corriere della Sera Costanza Rizzacasa d'Orsogna, Barbara Falcomer di Valore D e la blogger dei temi della disabilità Pepitosa. Quindi insomma vi raccontiamo nel frattempo, in attesa di questo momento, vi raccontiamo un po' come siamo arrivati fin qui.
qual è stato il viaggio di Parole Ostili, perché il tema dell'inclusione, Andrea, è stato importante fin dall'inizio, vero? E lo è diventato sempre di più. Assolutamente sì, abbiamo rivisto poco fa nelle immagini del 2017 il primo evento di Parole Ostili, le persone, gli ospiti che animarono il primissimo momento, il momento fondativo, il momento nel quale presentammo il manifesto della comunicazione non ostile e subito in quel momento, animati dalla volontà di lavorare insieme per una rete migliore, per una rete più rispettosa, ci siamo resi conto di quanto fosse necessario lavorare sul linguaggio inclusivo, perché già nel 2017 l'SVG presentò, proprio durante quel primissimo evento, i risultati di una ricerca secondo la quale i target d'odio in rete erano sempre i soliti, sempre le persone che sono di fatto target d'odio, spesso nei momenti di conversazione online, parliamo evidentemente delle donne, la misoginia, parliamo di omofobia, parliamo di migranti, e l'SVG anche quest'anno ha voluto fare un'indagine per capire se i target d'odio fossero sempre gli stessi. Effettivamente, secondo le rilevazioni di SVG, odio e falsità fanno parte del nuovo modo di comunicare per l'80% degli intervistati, e questo è un dato in crescita del 14% rispetto al 2018. Il 63% ritiene che i giovani si abitueranno a usare toni offensivi e solo il 22% degli intervistati pensa che le giovani generazioni riusciranno a scegliere uno stile di comunicazione più corretto. Gay, migranti ed ebrei sono le categorie più colpite dal linguaggio violento, un dato in crescita del 15% per i gay, del 9% dei migranti e del 12% per gli ebrei. E questi numeri sono confermati anche dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. È quindi importante tornare sui temi dell'inclusione e declinare il manifesto della comunicazione non ostile in chiave inclusiva. Ma Alessandra, che cos'è la declinazione del manifesto? Noi abbiamo lanciato il manifesto nel 2017 e dopo tantissime declinazioni di questo manifesto. E allora, diciamo che tutto parte ovviamente dal manifesto del 2017, sono 10 principi di stile che ritroviamo poi anche in questa nuova declinazione, come nelle altre declinazioni che sono state realizzate. 10 principi di stile che servono per stare bene in rete, per consentirci di stare in rete con rispetto, con consapevolezza, con responsabilità soprattutto. E, ecco, diciamo che appunto tutto è partito da lì. Negli anni sono già state fatte delle altre declinazioni su ambiti che diciamo Parole Ostili ha incontrato, no, durante il suo cammino, in particolar modo l'ambito della politica, della pubblica amministrazione, dello sport, l'infanzia, le aziende, che sono un altro target insomma molto importante, e poi il manifesto della scienza, che è stato presentato lo scorso anno. Allora andiamo molto molto veloci perché non abbiamo tanti minuti, proviamo a raccontare insomma velocemente come è stato realizzato il manifesto, come insomma tutti gli altri, con una grande chiamata, diciamo, ad una scrittura collettiva che è stata lanciata da Parole Ostili ed è stata raccolta da più di 200 realtà, fra associazioni, profit, istituzioni, insomma anche singoli utenti, che hanno riscritto un principio del manifesto secondo il loro, come dire, vissuto e la loro esperienza, anche per legarsi appunto al tema dell'inclusione. Cosa è successo poi? Che questi principi sono stati messi insieme, diciamo confezionati in maniera proprio sartoriale, con la grande professionalità che la distingue, da Anna Maria Testa, e con l'attenzione appunto alle parole, ai significati, insomma veramente con grande grande cura. Ecco, e in particolar modo seguendo un principio di trasversalità che speriamo si possa ritrovare in questo manifesto anche per chi lo legge. Ma Andrea, ti farei una domanda molto semplice: perché un manifesto
dedicato all'inclusione. Beh, un po' ce lo siamo già detti, no? Vedendo questi numeri. Perché inevitabilmente doveva esserci questa declinazione sull'inclusione. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo nelle imprese, tutti noi abbiamo lavorato nelle associazioni, nelle università, nelle istituzioni, sui temi dell'inclusione, e ogni volta le persone durante questi workshop ci parlavano dell'importanza del linguaggio, ci chiedevano di sottolineare l'importanza del linguaggio, perché il linguaggio da sempre forma la realtà. E puntualmente c'era qualcuno che sollevava il manifesto della comunicazione non ostile e connetteva i principi del manifesto ai valori dell'inclusione. E allora questo in fondo è un traguardo, non è solo un punto di partenza. Cioè, dopo tutti questi anni di lavoro sul linguaggio inclusivo, non potevamo che formalizzare tutto quello che ci avete detto, tutto quello che ci avete trasferito, tutto quello che avete raccontato in un documento che fosse un punto di arrivo e fosse anche un punto di ripartenza, perché le parole esprimono sempre valori, hanno sempre una connotazione valoriale. E quest'anno a questo manifesto, Alessandra, abbiamo voluto dare anche una forma un po' particolare, giusto? Assolutamente sì, scusate, nel frattempo non vi vedevo più, ma vi ho ritrovati. Sì, diciamo che ad accompagnare il manifesto è qualcosa di, insomma, un po' speciale. È un'illustrazione che è stata realizzata da Viola Gesmundo appositamente per Parole Ostili. Ecco, infatti adesso la vediamo. Il titolo è Le parole ci uniscono, e la caratteristica di questa illustrazione che è stata realizzata anche in realtà aumentata. Quindi ringraziamo l'autrice Viola Gesmundo, ma anche gli amici di Bipart che hanno reso, insomma, possibile questo progetto. Quindi si tratta sostanzialmente di un'opera nell'opera. Adesso noi ve la facciamo vedere nella sua modalità statica, perché ovviamente vogliamo lasciarvela scoprire. Vi diciamo però come fare a vederla, perché è molto molto semplice. Quindi basta semplicemente, innanzitutto diciamolo, uno smartphone oppure un tablet, e cosa dovete fare? Allora, a differenza di quello che avviene per la realtà virtuale, per cui sapete che servono dei visori, insomma andiamo in un mondo diverso, quindi appunto in una realtà virtuale, in questo caso la visione reale rimane semplicemente potenziata e aumentata. Quindi attraverso il vostro smartphone voi scaricherete la app di Bipart, che è gratuita, e poi inquadrerete questa illustrazione e vedrete un cortometraggio, insomma, che si animerà. Tra l'altro l'autore è Carlo Mossetti, quindi ringraziamo anche lui. E la riflessione dell'artista è stata legata appunto all'importanza del linguaggio in riferimento all'inclusione. Io penso che il nostro tempo sia forse finito, quindi non so se vogliamo provare a chiamare Tiziana. Assolutamente, ci colleghiamo con Tiziana, perché sta per arrivare il momento, la presentazione del manifesto della comunicazione inclusiva. Buon pomeriggio, Tiziana. Grazie. Ciao Tiziana, in questi giorni ci hai dato un po' di notizie sui social, non so se hai qualche aggiornamento su come sta andando. Sì, vi ho raccontato come abbiamo realizzato Parole Ostili, non soltanto durante le dirette ma anche sui nostri canali social, e devo dire che la partecipazione è stata numerosissima. È stato bello vedere le foto di tutti voi che guardavate e state guardando ancora, perché continuate a inviarle, che guardavate la diretta. Oggi sono qua in questo momento per invece stimolarvi e raccontarvi che già da stamattina sui nostri canali c'è una fortissima condivisione, ovviamente, del manifesto della comunicazione non ostile inclusiva, ma anche dell'illustrazione che abbiamo appena mostrato. Quindi l'invito è di continuare a condividere il manifesto. Lo trovate, per chi non ce l'ha e vuole scaricarlo, sul nostro sito, quindi paroleostili.it/inclusione, ma è anche in giro per il web. Quindi chi va chi vuole accedere al nostro profilo Instagram, a Twitter, a Facebook, può tranquillamente scaricarlo. Quindi vi invitiamo a commentare il live utilizzando l'hashtag e a diffondere i principi del manifesto.
Benissimo, allora siamo pronti, prontissimi direi per dare inizio alla sessione del pomeriggio in cui scopriamo ed elaboriamo questo manifesto che, come Alessandra ci ha detto, abbiamo costruito tutti insieme, coloro che hanno partecipato e tutti voi che in questi anni ci avete sempre messo nelle condizioni di connettere linguaggio e inclusione. A dopo. Buon pane. Buona visione, buona esecuzione. Buonasera, bentrovate e bentrovati a tutti. Io sono Rosy Russo, probabilmente qualcuno sarà stufo di vedermi perché, come dire, sono comparsa più volte. Sono la presidente di Parole Ostili e in realtà questo pomeriggio sono particolarmente felice di accompagnare la nascita, diciamo, ufficiale di questo manifesto. E sono particolarmente contenta perché sono una persona che ama proprio le community. Sono una persona che nella vita privata quanto in quella professionale tenta sempre di aggregare, di far partecipare. Credo veramente fortemente che la diversità sia una ricchezza. Allora, questo manifesto rappresenta questo, rappresenta la ricchezza di tante voci, la ricchezza delle differenze, la ricchezza di questa nostra community di Parole Ostili. Allora, chi ha seguito l'anteprima e ha già visto con Andrea e Alessandra le rilevazioni e i dati di SVG, avrà saputo che continuano ad esserci dei dati in crescita rispetto alle parole ostili. Sono cresciute del 15% contro gli omosessuali, del 9% contro i migranti e c'è un più 12% contro gli ebrei. Dati che ancora una volta ci fanno riflettere e che ancora di più allora ci hanno spinto a realizzare questa nuova declinazione del nostro manifesto. Faccio una piccola premessa per chi non conosce tanto la storia di questa nostra associazione e dei nostri manifesti. È nato, quello ufficiale, è nato 3 anni fa. Siamo qui a Trieste, dove anche oggi stiamo trasmettendo. Eravamo in tanti e tante qui, tra cui anche lo stesso Gianni Morandi, è stato lui a sottoscriverlo per primo. In questi 3 anni sono successe molte cose. Il viaggio di questo manifesto è stato strepitoso ed è diventato realmente un grandissimo strumento di sensibilizzazione contro i linguaggi ostili. Ma arriviamo a oggi, anzi magari a ieri. Ieri Alessandro Baricco, durante il momento d'apertura, ha detto che lo scrollone che è stato dato alle nostre esistenze ci obbligherà ad affrontare le cose in modo nuovo. Allora mi chiedo, è questo il momento in cui ci accorgeremo che le parole di cui noi abbiamo bisogno sono inclusione e rispetto? Sono queste davvero le parole di cui noi abbiamo bisogno e che dobbiamo ogni giorno imparare? Ecco, noi speriamo e crediamo davvero di sì. Ed è per questo che abbiamo deciso di scrivere il manifesto legato ai temi dell'inclusione. Parole Ostili in realtà è da sempre che porta avanti i concetti di inclusione, concetti come rispetto, concetti come ascolto, accoglienza dell'altro. Ecco, partono già da quel febbraio del 2017. E queste parole le abbiamo ritrovate in tantissime bacheche, sono state nelle aule delle scuole, sono state nelle università, nelle aziende, in tanti uffici pubblici, addirittura ecco in posti insoliti come gli ascensori degli alberghi. Ci siamo accorti però che serviva uno strumento più specifico, che arrivasse dritto al cuore delle cose. Allora, per raccontarvi cos'è questo manifesto, faccio un esempio che sento molto mio. Quando ti accorgi di aspettare un figlio o una figlia, sei già madre e te lo porti a spasso per 9 mesi. Lo senti già, fa già parte di te, modifica i tuoi modi di fare, ma dopo la sua nascita
che quel figlio o quella figlia davvero iniziano la loro vita e piano piano cominciano a camminare sulle loro gambe. Allora, ecco il perché di questo manifesto. Lo abbiamo scritto per chi vuole trovare le parole che sappiano superare le differenze, sappiano superare i pregiudizi e quei muri che non ci permettono tante volte di capire gli altri. Parole che ci liberano da etichette, parole che non ci facciano più sentire sbagliati. È il manifesto di chi quotidianamente rischia di restare ai margini. Come l'abbiamo scritto? Allora, facciamo una premessa. La premessa è che sappiamo che questo manifesto è uno strumento perfettibile. Quindi ci abbiamo messo, come dire, tutta la nostra carica, tutta la nostra competenza, abbiamo coinvolto una community grande, siamo stati in tanti e abbiamo cercato di seguire alcuni criteri nella scrittura. Come vedrete, o se l'avete già visto, questo manifesto è una scrittura chiara, semplice, sintetica, ha un linguaggio gender friendly, che non utilizza nessuna terminologia relativa a qualche settore specifico. Per ciascun principio abbiamo puntato sulla specificità e sulla concretezza. Ecco, e abbiamo cercato anche di renderlo condivisibile per le molte e diversissime realtà interessate. Uno dei punti importanti? Con chi lo abbiamo scritto? È stata una scrittura collettiva, lo dico piena di entusiasmo perché ritorniamo a quel tema della community, quella che dicevo, di cui parlavo all'inizio. E quindi abbiamo coinvolto tantissime realtà del mondo del terzo settore, realtà aziendali, della pubblica amministrazione e semplici utenti della rete. Siamo stati in tanti, siamo oltre 100 ed è per questo che non riesco a citarli tutti, però potete vedere i nomi, insomma la regia li sta mettendo in onda. Io mi fermo qua, è da 2 giorni che parlo, non ne potrete più di me, di cose ne ho detto tante, anche quando magari la camera era accesa e magari non avrei dovuto parlare. Quindi adesso in questa presentazione io proverò ad essere discreta, anche perché gli ospiti che saranno con noi invece hanno molte storie ed esperienze da raccontarci. Non ci sarà un dibattito alla fine, non ce la facciamo anche per questioni di tempo, ma vi chiediamo ugualmente di lasciare in chat le vostre riflessioni e le vostre domande, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, immaginiamo di rilanciare degli approfondimenti con dei webinar dedicati. E quindi concludendo, lasciatemi ringraziare in anticipo BMW, che con il loro progetto specialmente ha voluto esserci in questa 4ª edizione. E un grazie speciale anche a Sorgenia, al nostro fianco da tempo e oggi convintamente con noi per questo momento. Infine, ma non è un infine, un grazie grande ad una cara amica e una grande professionista che accompagna le declinazioni dei nostri manifesti. È quell'amica che amo dire che sa mettere i punti e le virgole giuste sempre, Anna Maria Testa. Ma adesso direi di entrare nel vivo di questo nostro appuntamento e parliamo di questo manifesto. Lo scopriamo insieme dalla voce e dall'interpretazione di Cristiana Capotondi. Virtuale è reale. Comunico in rete come faccio nel mondo reale, rispettando le persone e le loro differenze, le fragilità e i punti di forza. Scelgo di includere, senza giudicare o discriminare. Si è ciò che si comunica. Rispetto la mia identità e decido liberamente di definirmi per come sono o di non definirmi affatto. Accolgo la complessità e la molteplicità, valorizzo la diversità creativa. Le parole danno forma al pensiero. Evito con cura stereotipi, cliché, allusioni o modi di dire offensivi o sminuenti. Contrasto ogni pregiudizio. Scelgo sempre parole chiare e comprensibili da tutti, corrette, gentili. Prima di parlare bisogna ascoltare. Costruisco relazioni fondate sull'ascolto paziente, la comprensione e l'empatia. So che opinioni diverse allargano il mio orizzonte e che dallo scambio nasce il senso di comunità. Le parole sono un ponte. Coltivo la curiosità, l'apertura, il dialogo positivo che nasce quando si superano le barriere mentali, sociali, culturali, gerarchiche. Il mio linguaggio sa creare inclusione e cittadinanza.
Le parole hanno conseguenze. So che le parole possono ferire o curare, sostenere o schiacciare. Parlo in modo tale da comprendere tutte le identità, le condizioni, le appartenenze, gli orientamenti e le culture. Condividere è una responsabilità. Prima di condividere testi, video o foto, mi domando se aggiungano qualità alla discussione e se promuovono il rispetto. Verifico che le fonti siano oneste, neutrali e veritiere. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Valorizzo la pluralità delle opinioni e delle esperienze e accolgo ogni diverso pensiero come una ricchezza. Se dissento, favorisco un confronto aperto, civile e costruttivo. Gli insulti non sono argomenti. Insultare è un modo di esprimersi violento e primitivo. È doppiamente deplorevole se si indirizza a chi è debole e sperimenta la povertà, il disagio, la paura, lo stigma o l'emarginazione. Anche il silenzio comunica. Scelgo il silenzio per ascoltare e ragionare meglio, o per spegnere polemiche distruttive, o, quando non ci sono parole adeguate e un gesto di empatia, vale più di ogni discorso. Allora, ringraziamo Cristiana e passiamo alla prima ospite di questo pomeriggio. E con noi Andrea De Logu. Ciao Andrea! Ciao! Che piacere, ciao. Veramente. Ben trovata, siamo davvero felici che tu sia con noi. Poi insomma è anche emozionante. Grazie per avermi invitato. Molto emozionante. Poi stavo guardando anche la chat, stavo vedendo tutti i messaggi che si stanno scrivendo. Molti professori, molti maestri stanno raccogliendo il manifesto e lo stanno mandando ai propri studenti. È bellissimo leggere queste cose. Guarda, ho appena ricevuto anch'io un messaggio sul telefonino che dice che appunto un'amica ha detto tutte le insegnanti della scuola l'hanno già appeso, hanno dato disposizione che sia appeso appunto nelle loro classi perché hanno mandato una mail ai genitori per raccontarlo. Davvero emozionante. È fondamentale, guarda, sono messaggi bellissimi. È raro trovare un'unione così in video YouTube, quindi sono molto, molto contenta. Bene, ascolta, noi abbiamo scelto per presentarti, allora tutti sanno che tu sei una conduttrice TV, sei una speaker radiofonica, sei una scrittrice, allora per raccontarti abbiamo scelto, e per presentarti un po' meglio, una frase, una tua citazione che dice, in merito al fatto che tu appunto stai sui social, quando qualcosa è torbida la elimino, se mi insulti o mi colpisci ti blocco, non do la possibilità a nessuno di potermi ferire. La rete è il mondo e il mondo è stupendo. La rete mi ha aiutato tantissimo e non ci rinuncio per la cattiveria di pochi. Allora, abbiniamo questa tua frase al principio numero uno, virtuale reale. La domanda che ti faccio e poi ti lascio la parola. Dunque, tu hai scelto di fare dei social uno dei mezzi di comunicazione più importante, perché sei poi seguitissima. Allora, secondo te, fa la differenza essere un uomo o una donna? Qual è la tua esperienza online? Certo, fa una grande differenza essere un uomo o una donna. Guarda, la mia esperienza online è una piccola battaglia, non tutti i giorni, perché poi ognuno si sceglie un po' il proprio pubblico, le persone che ti seguono, ti conoscono e sanno con chi hanno a che fare. Lascio pochissimo spazio alla maleducazione, però è evidente che ogni foto, ogni commento, ogni battuta, se fatta da una donna, è come se attirasse in alcune persone, non dico in alcuni uomini, perché a volte ci sono anche delle ragazze, delle donne che commentano in modo indelicato, comunque lascio la possibilità di poter giudicare, di poter ferire. Poc'anzi, ma forse un quarto d'ora fa, ho risposto a un signore, un uomo sui 40 anni nel suo profilo Instagram ha abbracciato la moglie con i piatti della sala mentre mangia e tutto il resto, che mi aveva lasciato un commento sotto una delle ultime foto su Instagram con sottoscritto sei un po' ingrassata, dovresti usarlo un pochino di più quel terrazzo, perché avevo fatto un video dove si vedeva il terrazzo. E io ho detto, ma scusa, cioè che tu vieni su il mio profilo a giudicarmi fisicamente e poi in modo cercando di trovare un qualcosa che a te non piace. Intanto
non puoi sapere che cosa sto cercando di fare io con la mia fisicità. Io sto cercando di prendere chili, ad esempio, perché è una cosa che insomma, mi è difficile, devo prendere 3 chili. Questa è una piccola parentesi. Quindi tu mi hai colpito in una battaglia che sto cercando di vincere io personalmente. E poi l'hai fatto per cercare di rendermi fragile. Sono andata semplicemente a rispondere sotto il suo commento, guarda, perdonami, io non saprei però come aiutarti con nessun altro consiglio. Quindi, punto. Ora questa persona, ovviamente aspetterò la risposta e poi la bloccherò, perché come c'è scritto, come avete mostrato voi nella frase, bisogna dare spazio alle critiche costruttive, alle critiche che non vanno a colpire te, alle critiche che qualcuno ti potrebbe fare anche incontrandoti per strada, perché virtuale è reale. Quello che tu mi dici rispecchia te, cioè tu sei una persona che se dovessi incontrarti al bar stringendoti la mano, piacere Andrea, e magari dall'altra parte mi trovo un piacere Franco, piacere Giuliana, le cose che tu mi stai scrivendo su un profilo mi feriscono tanto quanto le parole che tu dovresti avere il coraggio di dirmi, quindi parole cattive, parole ostili, a un bancone di un bar. Solo un matto cercherebbe di farti del male in un momento di conoscenza per la prima volta, no? È questo che a volte sfugge, che si pensa che tutto sia concesso sul virtuale, però non è così. Non è così, perché c'è un'educazione che deve essere inculcata sin dalle prime, proprio dai primi momenti della scuola. Infatti, leggendo le maestre e le insegnanti qua su YouTube che dicevano, le ho mandati ai miei alunni in chat e alle altre insegnanti, io veramente ho avuto... Cioè, io spero che mio fratello, 13 anni, un giorno entri a scuola, si sedga sopra la sedia di fronte al banco e la maestra dica, oggi vi insegno come si usano i social. Ah! Sarebbe una vittoria. Guarda, ci stiamo lavorando anche noi, stai tranquilla, è una battaglia che faremo insieme, allora, quindi sappiamo i ragazzi vanno educati. Bravi, l'educazione, perché si tenta sempre di fare del male per essere notati, ma non ce n'è motivo, non ce n'è motivo. E quindi grazie per quello che state facendo. Scherzi. Ascolta, un'ultima domanda e dopo ti lascio che andiamo avanti con gli altri principi. Una domanda che faremo a tutti voi ospiti. Senti, ma per te qual è la parola, visto che noi siamo parole ostili e quindi ci lavoriamo con le parole, qual è la parola che meglio di altre rappresenta l'inclusione? Vabbè, qua mi fai sfondare la porta della banalità. È anche campo aperto, quindi vai tranquilla. Vabbè, la parola che mi sorge parlando di inclusione è accettazione, perché non vuol dire, l'inclusione non è fingo di non vedere, mi dà fastidio fingo di non vedere, no, non ti deve proprio tangere, cioè la libertà degli altri, se non limita la tua, deve essere la libertà di tutti, la libertà di voler bene, volersi bene è essere se stessi, non deve ferire nessun altro, perché se ti ferisci allora c'è un qualcosa dentro di te che è sbagliato, non dentro di me che sono libero. È questa la base, è un lavoro lungo perché è un lavoro su ognuno di noi, è un lavoro sul singolo, però il singolo poi funziona, poi riesce a dare. Io spero molto per mio fratello. Spero tanto per la generazione dei ragazzi, dei teenager, spero tanto in loro. Guarda, sono madre anch'io, con figli dell'età di tuo fratello, quindi lo spero anch'io con te. Ecco, no dai, lavoriamo anche per questo, davvero. E anzi, un grande saluto a tutti gli insegnanti e a tutti i genitori che ci stanno seguendo dall'altra parte. Senti, Andrea, io ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza, per essere stata con noi, per averci dedicato il tuo tempo. Ti saluto dando la parola ad un'altra ospite. Magari vi conoscete già, c'è Bebe Vio dall'altra parte. Grande Bebe. Eccoci qua. E quindi vi lasciate il posto e vi passate il testimone. Va bene? Grazie tanto. Ciao ragazze. Oh Bebe, contenta di vederti. Ci siamo
tutte in chat per preparare la riunione, però insomma è davvero una grande emozione, perché tu, vabbè, oltre a essere una grande sportiva, rappresenti l'Italia in diverse discipline paralimpiche, sei campionessa paralimpica mondiale ed europea, adesso guarda, spero di non sbagliare, di fare individuale. Guarda, c'è mio padre che se li segna i risultati. Io non so niente. A me mandano a fare le gare, poi loro segnano i risultati. Loro prendono i trofei, va bene. Diciamo che per tutti noi sei l'icona di uno stile positivo di comunicare e di affrontare la vita. Ecco, facciamo, diciamo questa cosa che per noi sicuramente è importante. Allora, sei giovanissima, classe 97, e per te abbiamo preparato una citazione. Che scusa, ma devo sapere chi è l'autore, è un'interrogazione. Ah, è mia, ok, no, perfetto. No, tu, bebe, noi ti citiamo, vedi? Allora, tu hai detto che è bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti a cui loro sembra che il futuro non ci sia più. Allora, tu ricordi quando l'hai detta questa cosa? E se anche non ricordi? No. Cosa volevi intendere? Guarda, non mi ricordo quando l'ho detta, sinceramente, non lo so veramente, però ci sta, cioè è una cosa che potrei dire, quindi approvo la citazione, potrebbe essere mia. E ho la fortuna di essere giovane, diciamo, e ho la fortuna di essere costantemente a contatto con un sacco di giovani. E me ne rendo conto nella vita di tutti i giorni, quando vado all'università, quando sono a casa con le coinquiline e tutto quanto. Spesso mi rendo conto che ci sono un sacco di ragazzi che veramente hanno un sacco di potenzialità e che in realtà non le sfruttano, tra virgolette, non vedere il senso brutto della parola nel sfruttarle, però proprio nel vero senso della parola, cioè non stanno da fare per ottenere quello che realmente vogliono. Secondo me, quando vado nelle scuole, soprattutto a parlare, mi rendo conto che tante persone non provano neanche più a sognare da certi punti di vista, perché magari, sai, noi cresciamo con da grande vorrei fare e poi nel mentre cambi un sacco di cose e alla fine non ti dai veramente mai da fare per realizzare il tuo sogno, perché dici, vabbè, quello lo sognavo da bambina, quindi figurati se mai andrò veramente ad impegnarmi per fare quella cosa lì. Adesso sai, anche quando mi sono resa conto quando bisognava finire il liceo e iniziare l'università e tutti quanti erano io vorrei fare questo, ma i miei genitori dicono che con questa cosa qua non avrò mai un lavoro o cose del genere, e quindi spesso cambiavano dalla propria passione, che era quello che volevano fare realmente, alla cosa che li portasse ad avere un lavoro nel futuro. Quindi secondo me, io forse sarà perché ho la fortuna di avere una famiglia stupenda che mi ha sempre detto, vuoi fare qualcosa? Vai e datti da fare. Cioè non è che te lo trovi pronto, domani ti svegli e dici, ah che figo, ho vinto un'Olimpiade e me la sono trovata così. O voglio diventare Presidente della Repubblica e mi ritrovo Presidente della Repubblica, capito? E anche le cavolate, che ne so, che per un bambino piccolo vorrei andare sulla Luna, poi c'è gente che si impegna veramente, vedi, personaggi che io adoro e ammiro pazzescamente, tipo Samantha Cristoforetti, che sulla Luna ci arrivano per davvero. Certo. Ascolta, Bebe, il principio che noi ti abbiamo affidato è il principio numero 2, che dice sì è ciò che si comunica. Rispetto alla mia identità e decido liberamente di definirmi per come sono. E qua abbiamo capito che sulla libertà di definirti ci siamo molto bene, no? Accolgo la complessità e la molteplicità, ma soprattutto valorizzo la diversità creativa. Allora, credo che quest'ultima frase, valorizzo la diversità creativa, ti appartenga molto. Ecco, rispetto a tutto questo, quali sono le tue parole per raccontarti? E soprattutto quelle che tu usi spesso per descrivere quell'incredibile avventura che in fondo è la tua vita e la tua vita rappresenta per gli altri. Guarda, quindi, posso parlare un'altra persona? Cioè? Allora, perché tutti pensano che in realtà la persona che sono oggi è grazie alla malattia, tra virgolette, che è stata la malattia a rendermi ciò che sono, ma che in realtà non è assolutamente così. Papà dice sempre che la malattia è stato un periodo tosto ma non triste, ed è stato così esattamente per noi. E mi rendo conto spesso che magari la gente dice tu ce l'hai fatta perché grazie alla malattia hai trovato, in modo molto blando, hai trovato le palle, in modo molto educato, come sarebbe che era la mamma di me, hai trovato l'energia e la forza di andare avanti. In realtà no, secondo me sono cose che tu trovi nel momento in cui scegli di trovartele, non perché deve esserci per forza una situazione che ti porti a trovare la forza. Se un giorno ti svegli e dici, cavoli, da oggi voglio essere una persona che veramente va e realizza ciò che vuole, tiri fuori veramente le palle e vai e ottieni quello che vuoi.
poi devi assolutamente avere fortuna. Io credo molto nella fortuna in un certo senso, e gran parte delle mie sfighe si sono trasformate in fortune pazzesche. E ho avuto la fortuna di essermi innamorata della scherma quando ero molto piccola. A 5 anni ho iniziato a fare scherma per sbaglio, perché avevo sbagliato porta. Perché dovevo andare a fare pallavolo, non mi piaceva, cercavo l'uscita e per sbaglio sono entrata in una palestra di scherma. Quindi anche lì nella sfiga ho trovato lo sport della mia vita, mi sono innamorata completamente e poi ho avuto la fortuna che la mia passione diventasse anche il mio lavoro. E così mi sta succedendo per un sacco di cose. Quindi secondo me veramente dobbiamo darci da fare per riuscire ad ottenere ciò che veramente vogliamo e non quello che gli altri vogliono che noi otteniamo. Ascolta, un'ultima domanda è questa. Noi stiamo parlando di inclusione, anzi sono due, dai, le domande. La prima è, immagino che nella tua vita avrai avuto esperienze di non inclusione e come le hai superate? Cioè, qual è stata quell'energia positiva? Perché tu parli spesso di questa energia positiva, no? Qual è stata l'energia che ti ha permesso proprio di superarle? Perché magari alle volte potevano essere anche spiacevoli. E l'altra, se concludiamo con la parola che per te rappresenta meglio il concetto proprio di inclusione. Guarda, ti rispondo alla seconda e con la seconda ti porto a risponderti alla prima, posso? Si può fare? Ma perfetto. Perfetto, ok. Allora, guarda, per me se ti dovessi dire una parola che veramente per me rappresenta l'inclusione sarà ridicolo, ma ti direi lo sport. Per me quello che veramente ha creato, mi ha portato alla mia vita normale, la vita che avevo prima, ma mi ha portato anche a vivere in un certo senso, è stato sempre comunque lo sport, ma non lo sport di per sé, proprio l'attività sportiva, anche quella, perché quella è servita molto, però tutto ciò che crea lo sport, per me la mia squadra, che all'inizio era la mia famiglia, poi comunque si è creata una squadra all'interno della nazionale, e tutto ciò che crea lo sport, l'energia che può creare un atleta e l'energia che ti dà la tua squadra. Comunque da noi la squadra, essendo comunque uno sport prettamente individuale, non è tanto la squadra delle persone che competono in quel momento, ma è il fisioterapista, l'allenatore, l'armiere, tutti veramente i componenti che ti portano ad arrivare a quella pedana fatidica, diciamo. E la mia squadra è sempre stata la mia salvezza in un certo senso, mi hanno cresciuta loro parecchio. E per me l'inclusione, i momenti anche di non inclusione in realtà ne ho avuti veramente pochi, se ne ho avuti forse non li ricordo come delle cose negative in realtà, perché comunque ho avuto la fortuna di entrare nel fantastico mondo dello sport paralimpico circa nel 2008, ho avuto la malattia, quindi 2009 sono tornata a fare scherma, ma la mia prima Paralimpiade Covid è stata Londra 2012, e Londra nel 2012 è stata la prima diciamo vera Paralimpiade che ha spaccato il mondo e ha fatto sì che gli atleti potessero dimostrare al mondo di non essere persone che con disabilità che giocano a fare sport, ma sono veri atleti. E quindi quel mondo lì, io ho avuto la fortuna di entrarci appunto quando il mondo già stava, diciamo, andava nella giusta direzione. Se hai la fortuna di avere personaggi in Italia come Alex Zanardi, che penso ci sia anche dopo, giusto? Sì, esatto. Lui presenta l'ultimo principio del manifesto. Esatto, non so se l'ho spoilerato, se si potesse dire, si poteva dire? Si poteva, tranquilla. Zanardi è stata la seconda persona con disabilità che ho conosciuto, la seconda persona amputata che ho conosciuto quando sono rimasta amputata io. Quindi se una delle prime persone che conosci come amputati è lui, direi che da lì in poi tutto può essere veramente figo e pazzesco, perché lui ti presenta ogni cosa come se fosse la cosa più bella del mondo. Quindi devo dire che sono sempre stata molto molto fortunata. Di barriere da puttardù ce ne sono tantissime, però ho la fortuna di avere una famiglia che mi sta tanto dietro e che mi aiuta ad abbattere tutti questi tipi di barriere. Tu sai perfettamente, noi abbiamo un'associazione Onlus che si chiama Arts for Sport. Lo scopo nostro è proprio questo, riuscire ad abbattere tutte le barriere, cioè mentali, fisiche, tra virgolette, per riuscire a far sì che un ragazzo giovane, amputato, torni alla vita normale, torni a divertirsi attraverso lo sport. Quindi per me la mia parola è lo sport, ma sport con tutto quello che è creato, diciamo, la meraviglia dello sport. Benissimo, allora grazie Bebe, davvero, noi ti ringraziamo, ti auguro, guarda, riprendendo proprio il principio numero 2, si esce così comunica, di continuare ad essere quello che sei e a comunicarlo così, perché sei veramente energetica per tutti, davvero. Allora, ti saluto e, come dire, tu passi il testimone invece a Don Ciotti. Urca, dai. Don. Anzi, vediamo se c'è, così magari vi salutate. Ciao a tutti, ciao a vedere. Lo dico già, non vado a messa da un po'. Forza. Ti ricordi a Castelfranco Veneto, Radicchio d'Oro? Sì, mi ricordo benissimo. Questa?
Stiamo bene, forza, grazie di tutto. Bravo. Ciao. Allora, ciao Don Ciotti, ben arrivato tra noi, grazie di cuore per, anche a te, per il tempo che ci dedichi, perché sappiamo non solo che le tue giornate sono di solito piene, ma sappiamo che anche oggi è una giornata importante, perché è la giornata della memoria per le vittime del terrorismo. Tu che sei, oltre che un sacerdote, sei un attivista e fondatore appunto del gruppo Abele e soprattutto di Libera contro le mafie. Allora, Don Ciotti, per presentarti, anche con te abbiamo scelto una frase che hai detto tu e che dice così appunto: non abbiamo bisogno di grandi parole. Alcune parole è bene bonificarle. Su altre parole è bene fare una dieta del nostro paese. Ma ci sono delle parole che passano attraverso dei gesti e dei segni che ci permettono di avere relazioni e incontri. Ecco, ci piaceva riprendere questo per presentarti, ma in realtà la domanda diretta che volevo farti è che è collegata al principio numero 3 di questo nostro manifesto, che dice appunto: le parole danno forma al pensiero, evito stereotipi, cliché, allusioni, modi di dire offensivi o sminuenti, contrasto ogni pregiudizio, scelgo sempre parole chiare, facili da comprendere, corrette e gentili. Ecco, alla luce di tutto questo, quali sono, Don Ciotti, le parole che liberano? Beh, vorrei fare una premessa che mi sembra importante e fondamentale, che tutti conosciamo ma che dobbiamo sottolinearla con forza, che le parole sono azioni. Le parole sono azioni e dunque sono responsabilità. E dunque noi abbiamo la responsabilità delle parole. È un invito a non parlare a sproposito, non si deve parlare ferendo l'altrui sensibilità delle altre persone, non si deve parlare dicendo il falso o mettendo il vero. E quindi la responsabilità delle parole innanzitutto. Secondo, la responsabilità delle parole significa che ci impegniamo su due piani. Il primo piano, diciamo, per me è importante, ma lo condivido con voi, il piano etico. Cioè il piano della relazione, della parola già qui ricordata, che accoglie, la parola che consola, che riconosce, ma anche per piacere la parola che denuncia e chiama dunque in causa la nostra credibilità e la nostra coerenza quando tocchiamo con mano le cose che fanno del male, che etichettano, che marginano, che feriscono. Il secondo piano è un piano teorico-etico, quello della parola che cerca quindi la verità, che rifiuta i pregiudizi e il sentito dire. Troppi si fermano a informazioni di seconda mano. Una parola quindi che desidera la profondità e la conoscenza diretta delle cose. Allora c'è un altro passaggio per me importante e fondamentale che voi mi insegnate, che quando la parola non risponde a questo bisogno di verità, diventa lettera morta, perché sono parole senza anima, senza spirito. Allora noi abbiamo bisogno di parole vere, di evitare veramente parole, ne sentiamo tante, di presunzione, parole fanatiche che dividono l'umanità in due, gli amici e i nemici, i puri e gli impuri. E quando parliamo di lettera morta, c'è anche quelle parole mercenarie, spesso anche a volte demagogia politica, non generalizzo, ma fatti concreti li abbiamo toccati con mano, anche della seduzione pubblicitaria, anche qui non generalizzo, ma abbiamo degli esempi, parola che riduce le persone a una massa, non dimentichiamolo, di sudditi, di consumatori, le loro vite variabili, del profitto, sono variabili del profitto. Allora siamo chiamati a contrastare il degrado delle parole, e il degrado delle parole vuol dire il degrado delle relazioni, il degrado delle vite. Abbiamo bisogno di parole di vita, pronunciare parole di vita, che sono quelle davanti agli occhi di tutti, se vogliamo vedere, toccare, che scaturiscono dagli incontri, dalle esperienze,
dagli stupori, ma anche dai dubbi e dalle ferite. Le testimonianze che abbiamo ascoltato finora, meravigliose, ci hanno proprio consegnato e sottolineato questo. Abbiamo bisogno di parole che testimoniano una ricerca, un percorso, un cammino che arricchisce il sapere e impedisce di diventare un sapere sterile e astratto. Insomma, abbiamo bisogno di parole che scaturiscono dalla vita, che restituiscono senso all'esperienza umana e anche spirituale nella dimensione più profonda. Abbiamo bisogno di parole che dicono i nostri bisogni e le nostre speranze. E allora io credo che noi dobbiamo chiederci lo spreco a volte di parole che dobbiamo fermare, l'abuso di parole. Oggi più che mai c'è bisogno di una bonifica. Abbiamo bisogno di bonificare parole che offendono, che dividono, che umiliano. Abbiamo bisogno di parole, parole di vita contro questo abuso. Credo anche una dieta delle parole, perché tutti siamo chiamati un po' a guardare i nostri linguaggi, le nostre semplificazioni. Aggiungo un aspetto importante. E quando ho sentito i dati all'inizio di quella ricerca, beh, fa male sentire quei dati. Credo che tutti noi fa male sentire quei dati di una percentuale che uno dice, ma sono piccoli numeri. No, sono inquietanti quei numeri. Inquietanti quei numeri che sono stati portati con molta attenzione. Chissà, molti meccanismi entrano in gioco. Però la paura dell'altro, chiamiamola così, dello straniero, del diverso, è una delle più pericolose, perché genera ostilità, aggressività, l'abbiamo sentito, perfino odio. Allora bisogna dirci una cosa, che anche qui la radice del male è l'ignoranza, perché si odia quello che non si conosce. Conoscere e smettere di odiare. Conoscere e scoprire che l'altro è meno diverso di quello che appare, che è molto vicino a noi, alla nostra vita, ai nostri limiti, alle nostre fragilità. E allora in questo senso il punto bonificare delle parole. Ne porto tre ad esempio: la legalità, che è uno strumento di giustizia e non di potere. Quando si parla del popolo, no, non è una massa da illudere, da usare come qualcuno fa. L'antimafia stessa non è una bandiera che si può sventolare a destra e a sinistra, non è un biglietto da visita o una carta d'identità da esibire a seconda delle circostanze, ma un fatto di coscienza e un impegno che si nutre di azioni, non solo di parole. Allora termino. Il vero punto, dunque, è quel pensiero che scaturisce dalla riflessione, dal silenzio, dal guardarsi dentro, dal guardarsi attorno, dalla capacità di ascoltare gli altri e di accogliere la complessità della vita, il suo mistero, ma anche la sua bellezza. E quindi è dal pensiero autentico che scaturiscono meditate parole di conoscenza, di comprensione. Allora parliamo sì di cambiamento, tutti parlano del cambiamento, ma che il cambiamento non diventi un adattamento. Mi auguro che questi momenti abbiano aiutato il coronavirus, ma non solo, a prendere maggiore consapevolezza. Ma la consapevolezza non basta, deve diventare sempre più responsabilità e sempre più cambiamento vero. Abbiamo bisogno quindi di parole meditate, parole di vita, parole inclusive. Grazie Don Ciotti, davvero. Hai preso parole per noi, per me, perché hai parlato di consapevolezza, hai parlato di responsabilità, che sono le stesse parole che noi da 3 anni portiamo avanti, e quindi felice davvero di averlo ricordato oggi insieme a te. Grazie per essere stato qui e ottimo lavoro anche a te per il futuro, e magari ci ritroveremo nuovamente, perché insomma sono battaglie che combattiamo insieme, mi sembra. Grazie. Bene. Forza. La parola
che vorrei dire alla domanda per tutti, la mia parola è la dignità di tutti. Benissimo, allora la segniamo, perché alla fine avremo appunto queste 10 parole che vi rappresentano. Grazie tante, Don Ciotti. Ciao, allora, ciao a tutti, grazie. Passiamo parola e passiamo testimone, e con noi c'è Barbara Falcomer. Lei lavora da 20 anni, ciao, ben trovata. Da 20 anni lavora appunto nell'ambito manageriale, nel settore del lusso, è direttrice generale di Valore D, associazione no profit di imprese, appunto, e promuovono l'equilibrio di genere, la diversità culturale e la cultura inclusiva, insomma, in linea di massima. Stiamo facendo appunto, anche voi siete dalla testa ai piedi, insomma, in questo tema. Senti, per te, presentarti, abbiamo scelto una frase che abbiamo estrapolato da un tuo tweet, e dice: contro ogni stereotipo di genere, lavorate sul vostro empowerment e sul vostro talento. Quindi, ecco, è una tua citazione. Allora, tu da anni ti occupi di parità di genere. E sappiamo che appunto sei chiamata in questo panel anche a portarci questa tua esperienza, e magari aiuti tutte quelle donne che hanno, diciamo, la colpa di essere donne, magari di essere lavoratrici e spesso mamme. Allora mi sento molto del gruppo, perché sono donna, sono lavoratrice e sono mamma. Il principio che ti abbiamo affidato è il principio numero 4, quindi prima di parlare bisogna ascoltare, e parla appunto questo principio delle relazioni fondate sull'ascolto paziente. Ecco, sì. A te la parola. Allora, innanzitutto, bellissimo evento, grande lavoro che state facendo, Rosy, per cui sono felicissima di essere parte in qualche modo della costruzione di questo manifesto. Allora, sì, il mio punto, che amo moltissimo, è l'ascolto, perché in Valore D, diciamo che è una parola che citiamo spesso, visto che appunto anche noi lavoriamo sul tema dell'inclusione. Tu hai citato la parità di genere, ma in realtà lavoriamo sulle donne, perché sono, diciamo, la categoria di diverse più grande che abbiamo in tutto il mondo, quindi la parola ascolto ricorre tantissimo, ricorre anche nella mia vita, devo dire, perché qualche giorno fa, quando pensavo all'intervento di oggi, mi è venuta in mente una frase, sai, di quegli insegnamenti che ti tramandano le nonne, i nonni, e questa qua in particolare di mia nonna, che mi diceva: siamo nati con due orecchie e una bocca, perché dobbiamo ascoltare il doppio di quanto parliamo. Ora, l'ho portato sempre con me, questo insegnamento, non sono sempre stata in grado di applicarlo, devo dire, però lo sento molto, molto reale. Noi ci occupiamo principalmente di lavorare con le organizzazioni, no? E poi attraverso le aziende cercare di portare la cultura dell'inclusione in tutta la società. Nelle aziende si parla molto di fare, no? di essere attivi. E quindi, mentre comunicare è una cosa, voglio dire, che facciamo continuamente, quindi noi comunichiamo anche con i silenzi, quindi lo facciamo in ogni momento, la parola ascolto ed è legata, come dire, a un concetto di attività, cioè io parlo, decido di parlare. L'ascolto sembra più un comportamento passivo, no? In realtà non è assolutamente così, perché per ascoltare, cioè noi sentiamo in modo spontaneo, però per ascoltare dobbiamo decidere di ascoltare, cioè c'è la volontà di farlo, quindi è un ruolo attivo. E per ascoltare veramente nelle aziende, così come ovunque, anche sulla rete o in famiglia, c'è bisogno di accettazione e di empatia. Bisogna rinunciare a parlare innanzitutto per ascoltare, che non è scontato, rinunciare a spiegare o a convincere qualcuno. Quindi si deve avere quella pazienza che è proprio citata nel punto 4, no? L'ascolto paziente, dite, quella capacità di ascoltare il messaggio che l'altro ci sta cercando di portare o di trasmettere, cogliendo anche le sue emozioni. Adesso noi lavoriamo tantissimo nelle video call, no? in questo periodo, tra le mille cose che facciamo, soprattutto noi donne in casa, homeschooling, eccetera. Chiediamoci, durante le nostre video call, siamo sempre capaci di ascoltare veramente chi abbiamo di fronte, capire quali sono i suoi bisogni, che cosa ci vuole dire, che cosa ci vuole trasmettere? Ecco, io dubito, diciamo, che riusciamo veramente a farlo. Siamo sempre connessi con i nostri device, però in realtà molto spesso nelle conversazioni che abbiamo siamo, per così dire, disconnessi dall'altro, siamo
qualche volta insofferenti, qualche volta li incalziamo. Nella nostra testa spesso abbiamo già le risposte che vorremmo dargli prima ancora di avergli consentito di finire di parlare. Quindi comprendere i bisogni dell'altro, quindi essere empatici, non è facile. Quindi parlarne è relativamente semplice, vuoi metterlo in pratica è abbastanza difficile. Mi è venuto in mente un libro che ho letto un po' di anni fa, che consiglio a tutti perché è bellissimo, ed è di Marshall Rosenberg, si intitola Le parole sono finestre oppure muri. E lui dice che l'empatia non sta nella precisione della comprensione, ma sta nella qualità dell'attenzione verso l'altro. Quindi queste sono le parole, diciamo, dell'ascolto: la partecipazione, l'interesse per quello che ci sta dicendo in quel momento, l'attenzione. Ascoltare significa tutto questo, anche se la persona che abbiamo davanti è diversa da noi, perché poi scatta il pregiudizio, e il pregiudizio è assolutamente nemico dell'ascolto. Mi viene in mente una cosa che noi spesso nelle nostre aziende citiamo. Ci mettiamo 7 secondi, questo ci dicono le neuroscienze, ci mettiamo 7 secondi a definire, a mettere un'etichetta a una cosa o a una persona che incontriamo per la prima volta. E una volta che gliel'abbiamo messa quell'etichetta, l'abbiamo categorizzata da qualche parte in un nostro archivio, facciamo molta fatica a toglierla quell'etichetta lì. Quindi il pregiudizio è nemico dell'ascolto. Ci sono però delle buone notizie, ovvero che i pregiudizi si possono riconoscere, perché ce li abbiamo tutti, e imparare a capire che ce li abbiamo, siamo già a metà strada per metterli da parte. E l'altra buona notizia è che l'allenamento, cioè con l'allenamento si può diventare anche dei buoni ascoltatori, ecco, capaci di non perdersi tutta quella ricchezza che viene dal contributo dell'altro, che molto spesso invece noi rinunciamo, appunto perché non ascoltiamo, rinunciamo a cogliere. Ma ti direi poi, per concludere, che Chuck Palahniuk, uno scrittore americano, diceva che la gente non ascolta, aspetta solo il suo turno per parlare. E questo mi sembra una cosa che avviene molto spesso, e avviene molto spesso anche nelle aziende. Mi rifaccio un po' a quello che diceva Don Totti prima di me. Ascoltare le persone significa vederle. Se io riesco a vedere veramente l'altro come una persona, e anche a rispecchiarmi in questa persona, riconoscendo in lui o in lei le mie stesse difficoltà, allora in questo momento si passa con un passaggio pazzesco, che è dall'io al noi. E il noi ci dà la sensazione di non essere soli, anche in questa situazione che stiamo vivendo. Ci fa sentire una catena, ci fa sentire una rete, e una comunità interconnessa che certamente può solo essere più ricca. Quindi questo volevo un po' lasciarti come riflessione. Guarda Barbara, ce ne hai lasciate tante di riflessioni, non una mi sembra. Grazie di cuore. Ascolta, per concludere al volissimo, qual è la tua parola che meglio di altre parla di inclusione? Guarda, io direi empatia, perché è fondamentale essere capaci di mettersi un po' nelle scarpe dell'altro, capire i suoi stati d'animo, perché se vediamo la realtà, la stessa situazione con gli occhi dell'altro, allora lì facciamo un passo avanti, si crea veramente la connessione e una relazione di valore, empatia. Benissimo, allora grazie per essere stata con noi, grazie per le tue parole. Tu passi il testimone adesso al principio numero 5 che viene interpretato da Igor Shuran. Ciao, Igor, ci sei? Ciao Rose. Ciao Barbara. Giusto, ciao. Rivederci a distanza. Eccoci. Buon pomeriggio a tutte e tutti che ti ascoltano. Benissimo. Allora, Igor, con te siamo al principio numero 5. Guarda, uno dei miei preferiti, ti dico la verità. Le parole sono un ponte. Coltivo la curiosità, l'apertura, il dialogo positivo quando si superano le barriere mentali, sociali, culturali e gerarchiche. Il mio linguaggio sa creare inclusione e cittadinanza. Ma prima di questo, vediamo chi sei, Igor, nel senso che forse qualcuno non ti conosce, e anche per te abbiamo scelto una frase che racconta qualcosa che hai detto. La cosa particolare... Penso che nessuno mi conosca, per grazie. No, allora, lui è Igor, è direttore di Parks, è Libere Uguali. E, appunto, già alcuni anni fa, alla prima edizione di Parole Ostili,
lo invitammo per raccontarci la sua esperienza. E questa frase che leggiamo insieme, tu la dicesti in quell'occasione. Quindi, inclusione, qua, scusami che la leggo bene, che non è... Allora, inclusione, qua è la parola chiave, contrapposta all'esclusione. Mi permetto di definire parole ostili, sono parole che escludono. Parole che escludono perché chi le usa è consapevole del potere manipolativo che queste parole, in parvenza accettabili, possono avere quando chi le sente non le intende allo stesso modo di chi le ha dette. Ci piaceva presentarti così perché tutto sommato ci dici cos'è l'inclusione. Ma adesso lascio la parola a te invece per chiederti qual è il check con questo principio numero 5 che trovo meraviglioso e che ci apre invece altri scenari. Rosa, io ti ringrazio infinitamente, sono felice di spiegare, illustrare, dare le mie parole al principio numero 5 del manifesto, bellissimo. Ero orgoglioso di far parte della prima edizione delle Parole Ostili e sono orgoglioso di essere qua oggi a condividere con voi le mie riflessioni. Il principio numero 5 menziona alcune parole: inclusione, il ponte, le parole. Io Igor, io mi sento incluso quando chi sta attorno a me, forte del potere di includermi, vive questo potere anche come il privilegio e sa rispondere alle mie necessità, i miei bisogni. E sì, perché no? Anche i miei desideri probabili, anche quelli improbabili, impossibili, quelli che derivano da quello che sono. E chi sono io? Io sono tutto quello che vedo nello specchio, ogni mattina. Ma per te, molto spesso, io sono quello che si trova dall'altra parte dello specchio, in un altro universo, in un'altra galassia, una galassia parallela a quello che è il mio mondo, una galassia che non ha mai stato il mio mondo. E quindi per includermi, per sapere di che cosa ho bisogno, tu mi devi conoscere. Tu che hai il privilegio di avere il potere, privilegio e potere di farlo, tu devi conoscere me e le mie necessità e i miei desideri. Tu non ti devi fermare allo specchio. Io vorrei che tu andassi oltre lo specchio, là dove vivo io. Io vorrei che tu mi facessi capire che sei interessato a capire la mia galassia, il mio mondo, e io verrò da te. Io ti racconterò di me, di quello che sogno, di quello che vorrei che tu facessi per me. Io vorrei che tu mi stendessi il tuo braccio, io vorrei che noi ci prendessimo per mano e che lo specchio girasse e ci permettesse di conoscerci, di vivere l'uno nel mondo dell'altro o dell'altra. Per un momento, e poi un momento poi diventa per sempre. L'inclusione e la cittadinanza. L'inclusione è la cittadinanza, e questo è ciò che dobbiamo capire. Io ho bisogno che tu crei un ponte tra i due lati dello specchio. Ma cos'è un ponte? Il ponte è una struttura, e sto leggendo, una struttura utilizzata per superare un ostacolo naturale o artificiale che si antepone alla continuità di una via di comunicazione. La continuità. Ma se non è mai stata una comunicazione, che cosa vuol dire la continuità, la continuazione? Sei tu che la devi iniziare, la comunicazione, per poi poter garantirne la continuità. E qua adesso entra Alice nella scena, ma come lo faccio, mi dice Alice, quella del Paese delle Meraviglie. Dice, ma come faccio io a iniziare un qualcosa che per mille motivi di cui sento parlare, ma non ho mai capito il motivo, il perché. Perché non c'è mai stato. E io dico con le parole, cara Alice, inizia con quello che dovrebbe essere la cosa più facile, ma spesso la cosa più difficile, le parole, quelle combinazioni magiche di lettere che esprimono i nostri pensieri. E noi stessi siamo i nostri pensieri, ma non sempre siamo in grado di tradurli nelle parole. E le parole sono quel ponte che
che ci servirà per superare questo ostacolo, questo dell'inclusione. E poi dopo faremo altre cose, mille altre cose che ci verranno più naturali, ma iniziamo con le parole. Ma io, dice Alice, io non conosco la tua lingua. Ma come non la conosci, dico io. Alice, parliamo la stessa lingua, è solo che a volte le cose che ci diciamo non hanno lo stesso significato nelle nostre galassie. Per te significano una cosa e per me un'altra. È molto semplice. E perché, mi chiede Alice? Io dico, perché? Ma perché siamo sempre vissuti così vicini e così distanti. Dalle due parti di uno stesso specchio e non ci siamo mai conosciuti veramente. E io dall'altra parte dello specchio, io ti guardo ogni giorno, ma tu non mi vedi, io ti conosco, io so come vivi, io so come pensi, io conosco le tue parole, conosco il loro significato, ma tu Alice, tu non mi vedi, tu non mi conosci, tu non mi senti, ma io esisto, io ci sono. Ma io ti voglio conoscere, dice Alice. Io sono curioso, io voglio vedere come vivi, voglio sapere cosa pensi, voglio parlare con te nella tua lingua. E se conosco alcune parole della tua lingua, che poi è la mia stessa lingua, io voglio impararle. Alice mi dice, ma Igor, se io dico rosso e giallo, tu capisci? Io dico, sì Alice, io capisco, anche se forse per me il rosso è meno intenso del tuo, più intenso, il giallo è meno giallo, più giallo. E Alice mi dice, ma se io dico giorno e notte, tu capisci? Io dico, sì Alice, io capisco, anche se forse il giorno per me è più corto, è più buia, ma io lo capisco. Ma tu, Alice, dico io, se io dico che sono una donna transgender, che io sono una persona immigrata 15 anni fa da un paese lontano in questo paese e io sono un dottore in medicina e oggi faccio le pulizie, sì, io ti dico Alice che io sono in hotel o che io vivo con altri 6 miei connazionali in un piccolo sotterraneo. Se io ti dico che sono tu Alice, cosa pensi Alice? E però Igor, carissima Alice, tra tutte le parole, la parola però è proprio la parola però è quella che rende più deboli i nostri ponti. Tendiamoci la mano, Alice, e parliamo delle parole. Le parole che ci aiuteranno a capirci, a conoscerci. Io non penserò male di te, Alice, se tu userai una parola che nel mio mondo, oltre lo specchio, vuole dire una cosa diversa da quella che vuol dire nel tuo mondo. Io te lo prometto, non avere paura, ma dammi la mano. Giriamo questo specchio. Fammi entrare nel tuo mondo, vieni nel mio, creiamo questo ponte che io so di voler creare, io sono certo che anche tu lo vuoi, anche se forse non lo sai ancora. Creiamo questo ponte, perché il ponte lo creiamo con le nostre parole, le parole sono un ponte, che è il principio del vostro manifesto. Del nostro manifesto. Bene. Che poesia, Igor. Grazie Rosy. Guarda, siamo a bocca aperta e ti abbiamo ascoltato con tutta la dolcezza con cui tu sei riuscito a esprimere anche queste parole. Ascolta, quindi per riassumere, qual è la tua parola finale alla luce di tutto questo? Così, la parola inclusione a te evoca? Rosy, tu l'hai appena menzionata, tu mi hai detto Igor ascolta, è la parola ascoltare, perché ascoltare vuol dire poterci conoscere, ascoltare vuol dire poter girare lo specchio, ascoltare vuol dire visitare i mondi che non conosciamo, ascoltare vuol dire creare i ponti, è il nostro principio numero 5 del manifesto, le parole sono un ponte. Vuol dire ascoltiamo per creare i ponti. Benissimo. Allora, grazie anche a te. Buon lavoro, perché ce n'è. Purtroppo ce n'è tanto ancora da fare. Passiamo invece al principio numero 6. Il principio numero 6, abbiamo come ospite la Costanza Rizzacasa d'Orsogna
e con lei parleremo del principio che riguarda le parole che hanno conseguenze. Allora, do il benvenuto a Costanza. Ciao. Sì, ciao, ciao Costanza. Dai, tutto bene? Bene. Ascolta, allora, per chi non ti conosce, tu sei una giornalista, sei una scrittrice, tieni una rubrica sul settimanale 7 del Corriere della Sera che riguarda il body shaming e i disturbi alimentari. Ecco, per chi non lo sapesse, il body shaming è quel fenomeno che così porta a deridere per l'aspetto fisico delle persone. Allora, perché ti abbiamo invitata? Tu dici, abbiamo una frase anche che ti rappresenta, una citazione, che dice appunto: a casa nostra non si parla, si prendono le medicine. Magari ce la spiegherai, perché è un estratto, se non sbaglio. In realtà, sei qui oggi con noi per raccontarci un punto di vista che forse non sempre viene associato ai temi dell'inclusione, che è il punto di vista di chi si vergogna del proprio corpo a causa magari dei giudizi degli altri, delle parole pesanti degli altri. Allora, le parole hanno conseguenze e questo è il principio numero 6 che magari ti chiediamo di commentare proprio alla luce del manifesto appunto legato ai temi dell'inclusione. Grazie, Sai. Grazie. Allora, questo sondaggio che voi avete commissionato, SVG, parla appunto di come persone gay, persone migranti ed ebrei siano le categorie più colpite dalla discriminazione, dal linguaggio violento, anche se poi cose come l'omofobia e l'islamofobia appunto sono dette in calo. Una categoria di cui si parla meno spesso è quella delle persone grasse, contro cui c'è un bullismo che è quotidiano e passa sotto silenzio perché il bullismo contro le persone grasse è sempre permesso. Riguardo questo, volevo portarvi uno studio di Harvard che dice che negli ultimi 10 anni, mentre la discriminazione verso le persone gay, verso l'età, verso l'orientamento, appunto verso l'orientamento sessuale, verso il pregiudizio verso la razza e verso l'età, sono in calo oppure rimaste inalterate, c'è una slide a questo proposito, invece quello contro le persone grasse è aumentato in 10 anni del 15%. Non solo, riguardo a quello che dicevamo prima, che le parole sono pietre, una parola secondo me importantissima, in realtà non è un sinonimo di inclusione, ma è una parola che dovremmo sempre ricordarci, è pietre, tutto quello che noi diciamo può essere una pietra. Ecco, il fat shaming, come dicevamo, è un bullismo quotidiano e ha conseguenze ben precise. Uno studio dell'Università della Florida dice che chi è vittima di fat shaming è 2 volte e mezzo più a rischio di ingrassare notevolmente e ulteriormente di chi non è vittima. Non soltanto questo, la vergogna che poi porta alla depressione non causa solo questo, ma causa anche una cosa che è molto diffusa in realtà, soprattutto tra gli adolescenti, che è purtroppo il suicidio. Ecco, c'era un caso di cronaca recente che un adolescente era stato bombardato di questi messaggini dove gli dicevano sempre ucciditi maiale e poi lui alla fine si è ucciso. La rete si sta migliorando per certi versi, no? Per esempio anni fa a me era stato detto che da Auschwitz non è uscito nessuno obeso e quindi forse le persone grasse andavano rinchiuse nei lager, che così saremmo dimagrite. In quell'occasione io avevo riportato l'insulto a Twitter e Twitter non aveva ritenuto di fare nulla. Era un anno fa, non c'erano ancora le cose che sono poi sono state messe in atto adesso. Il problema in realtà continua tanto che sempre Harvard dice che la G di grasso è diventata la nuova lettera scarlatta, addirittura dicono discriminazione contro le persone grasse la paragonano alla tossicità dell'inquinamento. Cosa succede? Quando sappiamo che una zona è inquinata, noi in quella zona non ci andiamo. Bene, la stessa cosa succede con la tossicità della discriminazione verso le persone grasse. Le persone grasse non cambiano
cambiano zona, cambiano direzione, non passano da dove ci sono i bulli. Ora, l'altro giorno stavo facendo una lezione sulla discriminazione sulle persone grasse e il bullismo in un istituto romano, e un ragazzo mi ha detto: beh, ma quello che dobbiamo fare è in realtà cambiamo, così non ci offendono più, no? Cambiate, così non vi offendono più. Mi ha fatto ricordare quando mi dicevano, ma non puoi dimagrire, così non ti insultano più. Beh, non è quello il punto è che in realtà non ci devono insultare. Purtroppo, appunto, siamo in una società dove verso le persone grasse si ritiene che tutto sia permesso, anche perché spesso ci si nasconde dietro il "lo faccio per te", che è finto, è falso, non lo fai per te, lo fai per dare aria alla tua bocca, insomma, per dire qualche cosa, lo fai soprattutto per te. E purtroppo la discriminazione verso le persone grasse è così radicata nella società che anche la medicina ha le sue colpe in questo senso. Una espressione terribile proprio della discriminazione è la cosiddetta obesità mostruosa. Oltre certi parametri si è definiti dalla medicina un obeso mostruoso. Anni fa, nel 2015, un gruppo di obesi del Salento aveva chiesto all'allora ministro della salute Lorenzin di eliminare questa definizione terribile. Ecco, c'è stato un caso mediatico, è finito sui giornali e tutto quanto, poi chiaramente, come succede spesso in Italia, non se n'è fatto niente. Ancora in tante ASL, purtroppo, se una persona obesa decide di fare qualcosa per dimagrire, ecco, eccetera, decide appunto di andare dal medico, poi c'è questa diagnosi. Ecco, pensate a come si possa sentire questa cosa. Ecco, quindi il sunto del mio intervento, ecco, quello che volevo dire è: le parole sono pietre, quindi dobbiamo veramente stare attenti a quello che diciamo. Senti, e la tua parola per parlare di inclusione? La mia parola è fratellanza è ovviamente sorellanza, perché se noi vediamo, e non è retorica, se noi vediamo l'altro come un altro noi e non come altro da noi, saremmo meno portati a discriminarlo, è la quintessenza dell'empatia. Benissimo, grazie di cuore anche a te, grazie per averci raccontato anche certi aspetti che in realtà magari anche tanti di noi non conoscevano, perché è vero, questo tema è sottovalutato, comunque se ne parla poco, però sicuramente fa molto soffrire. Quindi grazie anche di questa tua testimonianza. Grazie. Bene, allora adesso passiamo al principio numero 7 e chiamiamo un altro ospite, un caro amico. Ciao Chris Richmond, come stai? Bene, voi? Grazie dell'invito. Tutto bene. Tu sei a Bologna, giusto? Sì, sono basato a Bologna, sì. Sono in ufficio in questo momento. Allora, per chi non conosce Chris è uno start-upper e fondatore di Migrants, un'app, quindi, come dire, molto smart la cosa. È un'app che, utilizzando delle strategie di gamification, ha come obiettivo principale quello di far inserire nel mondo lavorativo i richiedenti asilo e i rifugiati magari arrivati in Italia attraverso, appunto, che devono integrarsi fondamentalmente. Bene, ascolta, allora ti presentiamo con una tua citazione. Come sai, abbiamo scelto per ciascuno una citazione che dice appunto... Ma non possiamo fingere di capire l'immigrazione senza ascoltare tutte le sue sfaccettature. Chi esce dalla propria comfort zone e sceglie il viaggio verso l'ignoto ha necessariamente impulso, creatività, determinazione e fegato da vendere. Ma troppo spesso il paese di arrivo non dà loro fiducia e nemmeno le comunità ospitanti. Ecco, con questa tua citazione capiamo benissimo il perché della tua app Migrants. Senti, allora, con te in realtà riprendiamo il principio numero 7, che dice appunto: condividere è una responsabilità. Prima di condividere testi, video, foto, mi domando se aggiungono qualità alla discussione e se promuovono il rispetto. Verifico che le fonti siano oneste, neutrali e veritiere. Allora, guarda Chris, arriviamo subito alla domanda per te che dice: se prima le notizie erano veicolate più in modo formale, ora invece siamo molto più legati al digitale, quindi tanti di noi diventano, no, praticamente degli influencer o portatori di notizie. Senti, come facciamo, secondo te, ad assumerci la responsabilità di ciò che condividiamo?
Allora, il punto che mi avete proposto è molto delicato e molto complesso come tutti gli altri, però mi assumo questa parte di responsabilità. Onestamente, io mi ricordo quando ho avuto il mio primo smartphone, era uno startup, poi dopo ho avuto un'evoluzione e mi sono reso conto che quando ho iniziato a informarmi e interessarmi alle informazioni in generale, chi produceva e chi veicolava contenuti informativi erano principalmente soggetti e enti formali. Oggi con uno smartphone e una connessione internet siamo tutti quanti e-reporters e questo è un'opportunità, ma d'altra parte complica le cose. Sicuramente prima di condividere dobbiamo provare ad approfondire la fonte, sicuramente, e d'altra parte provare a verificare la veridicità di quelle informazioni. So che non è sempre facile e non sempre abbiamo il tempo, perché sempre di più ci soffermiamo sulla superficie delle informazioni e non andiamo a fondo, o perché non abbiamo interesse o appunto perché non abbiamo il tempo. Però questa cosa è sempre più necessaria, soprattutto dal momento che il web ci propone così tante informazioni e contenuti e abbiamo sempre più la difficoltà a capire quali informazioni sono appunto vere e quali diversamente sono fake news. Secondo me la capacità di verificare alcune informazioni dovrebbe arrivare dal momento che si hanno le competenze per poter capire di un tema e avere anche la voglia di poter andare a fondo per analizzare il tema e la questione. E questo secondo me è un grande problema, il fatto di avere le competenze su alcuni temi. Spesso e volentieri tutti vogliamo condividere e dire la nostra opinione su qualsiasi tema, anche se non conosciamo quel tema, soltanto per essere sulla cresta dell'onda. E secondo me questo è un grande problema che dobbiamo affrontare, cioè quello appunto delle competenze mancanti o del livello di ignoranza che c'è non soltanto in questo paese, ma a livello internazionale in generale. Andrea Notarnicola, che saluto sempre con grande affetto, prima parlava dei dati e diceva che l'immigrazione come tema è in crescita al 9% per quanto riguarda le notizie false e la discriminazione. Io nel mio lavoro lo vedo tutti i giorni e personalmente sono arrivato al punto di vedere così tante informazioni false o mezze verità che personalmente ho deciso di non più condividere. Vuol dire che seguo pochissimo i social, uso pochissimo i social e sono talvolta disgustato e preferisco star zitto piuttosto che alimentare il dibattito negativo o confusionale. Ma d'altra parte mi rendo anche conto che per ridurre il tasso di falsità che c'è sul web abbiamo comunque tutti quanti, e anch'io ho la responsabilità di dover in qualche modo condividere il più possibile fonti autorevoli verificate per cercare di alzare la qualità del dibattito e fare chiarezza sui punti ancora oscuri che ci sono. Eccoci. Allora, grazie. Grazie per questa tua testimonianza. Anche a te domandiamo qual è la tua parola, Chris. E con questo anche salutiamo Andrea e lo ringraziamo per, visto che è un amico comune, lo ringraziamo perché prima con Alessandra appunto ha dato l'anteprima. Sì. Allora, la mia parola è un po' fuori dal coro, probabilmente, però non volevo essere troppo banale. E vi propongo imprenditoria, per il semplice motivo che quando usiamo un servizio o acquistiamo un prodotto, non andiamo a capire chi è stato il produttore o il service provider. E spesso e volentieri anche persone razziste, omofobe, acquistano o fanno uso di servizi o prodotti grazie alla funzionalità o alla genialità dietro quell'ideazione. Parlo per esempio dell'iPhone piuttosto che degli strumenti che usiamo tutti i giorni sul web. E secondo me l'imprenditoria può dimostrare effettivamente che non c'è diversità, ma che c'è soltanto l'unicità, la creatività, la capacità di realizzare e di realizzare cose che sono prettamente utili al benessere del singolo e delle comunità. E secondo me l'imprenditoria può in qualche modo giustamente abbattere i muri e rendere l'inclusione molto più effettiva. Certo, siamo molto d'accordo con te. Grazie, grazie per essere stato con noi. Credo che appunto anche con gli altri, lo dico, credo che ci saranno sicuramente in futuro occasioni per rincontrarci, visto che sono questi un po' i temi che ci uniscono ed è
appunto un terreno comune di confronto e di lavoro, insomma. Grazie. Bene. Grazie. Passiamo al principio. Bene, passiamo al principio numero 8. Con noi c'è una nuova ospite, Francesca Vecchioni. Francesca è attivista per i diritti civili, esperta di comunicazione. Ciao Francesca, come stai? Tutto ciao, bene? Benissimo, grazie. Ciao Chris. Ciao Francesca. Lei è madre di due bambini che non vedo in questo momento, che girano, probabilmente sarei riuscita non dico se non le vedrò, perché a proposito di condivisione delle informazioni tendo, visto che sono minori. No, certo. No, vabbè, mi rifacevo al fatto che anch'io non posto, insomma, posto difficilmente cose dei miei figli, magari così ci scherzo su, ma ogni tanto qualche figlio invece capitava nelle call, ogni tanto passa quando... Soprattutto capitano gli oggetti. Esatto, esatto. Senti, allora, nel presentarti dico che credi che la diversità sia una ricchezza, e anche questa è una cosa che ci accomuna, perché l'ho detto in apertura proprio di questo pomeriggio insieme, e per questo motivo hai fondato l'associazione Diversity di cui sei presidente. Mi è piaciuto moltissimo un tweet che hai fatto con un disegno, se non sbaglio, di tua figlia, che dice: il senso di tutto quello per cui dobbiamo lottare è nel cuore di una bambina di 7 anni. Dopo, in realtà, ho scelto questa frase per raccontarti, per presentarti, questa frase che dice: nella comunicazione, visto che poi appunto tu lavori nella comunicazione, si trasmette spesso un'immagine che tende più a fare opinione piuttosto che a raccontare le storie di vite vere, gli affetti e i legami. Allora, con te affrontiamo il principio numero 8. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Valorizzo la pluralità delle opinioni e delle esperienze e accolgo ogni diverso pensiero come una ricchezza. Se dissento, favorisco un confronto aperto, civile e costruttivo. Bene, cosa hai da raccontarci su tutto questo? Rosy, intanto voglio fare i complimenti, sono onorata, siamo onorati come Diversity di aver partecipato alla stesura del manifesto. Assolutamente, arrivati un po' a posto, insomma, alla fine. Ci avete anche aiutato a rivederlo, insomma, anche nella revisione. Beh, la ricchezza appunto di questo progetto è proprio la possibilità, no, che sia condiviso in qualche modo, e quindi per questo ringrazio tutte le persone che sono intervenute, naturalmente oltre a voi che avete agito in questo modo, che è il modo più bello e più inclusivo in questo senso. E allora, il principio, le idee si possono discutere e le persone si devono rispettare, è un principio che parte da molto lontano e parte da una comprensione che a volte ci sfugge. Ricordiamo una cosa essenziale, ricordiamo perché noi comunichiamo e perché tutta l'umanità ha fatto, diciamo, è quello che è arrivata a essere quello che è arrivata a essere quello che è perché è riuscita a capire l'importanza e la necessità di delle relazioni. Nella relazione la comunicazione è fondamentale. Prima di tutto, però, bisogna capire perché comunichiamo. Allora, se noi pensiamo, e questo è qualcosa a cui purtroppo siamo maleducati, nel senso che ci siamo abituati male a pensare che comunicare voglia dire no? Affermare la propria opinione contraria o contro quella di un'altra persona, ecco, perdiamo tutta la ricchezza e l'importanza che c'è e che ci ha resi in realtà, diciamo, che ci ha portati a questa evoluzione. La realtà dei fatti è che per noi comunicare, la cosa più importante nella comunicazione è capire l'altra persona ed è riuscire a produrre delle idee che siano in condivisione con l'altra persona, non a contrasto. Tutta la polarizzazione degli ultimi anni, tutta la polarizzazione che si sente nei momenti in cui si discute qualcosa su idee contrastanti, non porta a una ricchezza, non ci fa avanzare, ci fa solo arretrare. Finisce che serve fondamentalmente o al nostro ego, quindi a sentire di avere ragione, oppure ad abbattere l'altro, perché naturalmente è un tema anche di status, di potere, no? Riuscire ad avere ragione rispetto a un'altra persona. Che cosa succede però? Succede che ci dimentichiamo le persone, ci dimentichiamo che in realtà ogni volta che parliamo di qualcosa, quel qualcosa intanto può avere direttamente a che fare con la persona. Cosa intendo? Che
Le idee non sono solo qualcosa di astratto, le idee sono azioni, sono cose che capitano, che succedono. Quando tu parli o dici qualcosa e definisci qualcuno o qualcosa, la stai rendendo reale quella cosa. Tant'è vero che le parole esistono proprio per gli oggetti che non sono nominabili, non esistono. Le parole definiscono sia le cose che le persone che le azioni e si trasformano in qualcos'altro. Quando noi ci dimentichiamo che stiamo parlando alle persone e che possiamo toccarle, arrivare in realtà a toccare quello che loro sono, magari per il genere, per l'età, per l'etnia, per una serie di tematiche che hanno a che fare con la loro diversità, noi dimentichiamo che possiamo mancare di rispetto agli altri. E la realtà è che ogni volta che parliamo usiamo una serie di stereotipi, ne abbiamo parlato, anche chi mi ha preceduto ha parlato di questo. Le idee spesso non sono le nostre idee, ma sono idee sociali, sono qualcosa che ci riempie la mente e la bocca con scorciatoie con cui noi in realtà in fondo definiamo gli altri senza sapere realmente chi sono. Creiamo gruppi sociali e quindi creiamo stereotipi e abbiamo pregiudizi. Ecco, quando si parla di rispettare le persone, questo significa che ogni volta che parliamo con qualcuno dobbiamo pensare che in qualche modo stiamo parlando di qualcosa che lo tocca, anche se non sappiamo che è così. Noi non possiamo sapere se una persona che abbiamo accanto al bar, mentre facciamo una battuta o diciamo una cosa seria, magari non abbia o non sia toccata da quell'argomento. Non lo possiamo sapere, come non lo sappiamo quando ci parliamo direttamente e ancor meno lo sappiamo quando parliamo sui social, parliamo di qualcuno o di qualcosa. Quindi quello che voglio dire è che la cosa più importante in questo momento è riuscire a capire che parlare e discutere con le altre persone non vuol dire contrapporsi, non vuol dire polarizzare, non vuol dire avere ragione. Vuol dire riuscire insieme, esattamente come se l'altra persona fosse in qualche modo un maestro, una maestra che ci sta, da cui stiamo imparando qualcosa. Vuol dire riuscire insieme a fare dei passaggi, arricchirsi. Questo è il vero scopo, è questo che ci porta avanti. E qua, in questo, non possiamo rinunciare al rispetto dell'altra persona, mai. Certo. Guarda, grazie, perché bellissimo, un bellissimo pensiero che poi ci riporta anche al discorso dei ponti, ci riporta a tante altre cose dette, quindi è una sottolineatura importante. Naturalmente. Assolutamente. Ascolta, e la tua parola qual è? Allora, io voglio cambiare il senso a una parola che per troppo tempo viene considerata, soprattutto nell'accezione, diciamo, in lingua italiana, considerata non positiva. Invece io ritengo che abbia una grandissima ricchezza al suo interno, che è la parola diversità. La parola diversità in qualche modo nasce già con all'interno la parola inclusione. La natura, l'evoluzione biologica non sarebbe possibile senza la diversità. La diversità è la ricchezza che noi dobbiamo trovare nelle altre persone. E la diversità è quella, diciamo, il valore che noi dobbiamo riconoscere, perché nessuna persona può essere definita solo per una caratteristica che lo contraddistingue, ma deve essere assolutamente considerata nella propria totalità, e ognuno di noi, proprio perché è diverso, è unico, e questa è la nostra bellezza. Molto bella come riflessione, grazie, e quindi segniamo diversità insieme alle altre parole. Grazie ancora, grazie. Credo che, insomma, ci rivedremo in futuro sicuramente. Grazie. Bene, allora passiamo al principio numero 9. Il principio numero 9 lo scopriamo insieme a Valentina Tomirotti. Il principio dice: gli insulti non sono argomenti, dice: insultare è un modo di esprimersi violento e primitivo, è doppiamente deplorevole se si indirizza a chi è debole e sperimenta la povertà, il disagio, la paura, lo stigma e l'emarginazione. Eccoti qua. Ciao Valentina, ciao. Come stai? Ciao a tutti. Bene. Ciao Vale, forse scusate, volevo ti conosci. Ecco, tra voi due vi conoscete, infatti. Forse qualcuno ti conosce di più come Pepitosa, un bellissimo nome, tra parentesi. Quindi sei una giornalista pubblicista, ti definisci come una persona che mangia comunicazione come pane quotidiano, vero? Affronta il tema della disabilità, però senza essere un caso,
ma a caso, proprio come la vita di tutti. Senti, anche per te abbiamo scelto una citazione che così un po' ti rappresenta. Adesso vediamo se ce la mandano, così la leggiamo insieme. Dice: svelatevi sempre comunque, perché l'imbarazzo non è di chi si mette in posa con le sue cicatrici, di chi non vuole rinunciare a sentirsi desiderata. L'imbarazzo è negli occhi di chi guarda, ma non riesce a vedere. Questa è una frase tua che ci è molto piaciuta e che credo ti rappresenti un po', assolutamente. E, a te, come dire, anzi tu hai scelto questo principio numero 9, quando te li abbiamo mostrati, da subito hai detto: ma il principio numero 9 è mio. Allora raccontaci perché e raccontaci un po' qual è il legame con il tema dell'inclusione. Intanto grazie per avermi accolta in questo evento che per me è fondamentale per chi si occupa di comunicazione. Ho scelto il punto numero 9 che riguarda il mondo, l'argomento degli insulti, perché chi vive online o ha a che fare con la rete sa che possono capitare, anzi sono quasi all'ordine del giorno. Gli insulti non sono un argomento, non sono una tesi a supporto per comunicare o prevaricare, sono un brutto esempio di comunicare. Avete nominato il sondaggio di SVG? Manca una nicchia fondamentale della società, che è quasi sempre ai limiti dell'occhio umano in ambito sociale, ed è appunto le persone con disabilità. Le persone con disabilità solitamente hanno a che fare con due tipologie di insulti. La prima, come soggetto passivo che li riceve, e la seconda è come termine di paragone per insultare qualcun altro. Non più tardi questa settimana ho avuto due esempi molto brutti online, social, che sono un po' la palestra di queste situazioni. Le persone che come me cercano di seminare qualcosa di buono devono farci crescere il pelo sullo stomaco. Dicevo, ho avuto a che fare con due brutti esempi, perché si è usato il termine handicappato come metro di giudizio nei confronti di una persona normodotata, ma che non, secondo loro, non riusciva a compiere un ragionamento con giuste finalità, e la seconda, quella persona è meritevole davvero della pensione di invalidità per quello che ha appena detto. Avere la pensione di invalidità non è un valore aggiunto, è un diritto conquistato e non deve essere motivo e sinonimo di offesa. Avere la pensione di invalidità è qualcosa che noi non abbiamo scelto, ma che fortunatamente nel problema è qualcosa che ci può aiutare a condurre una vita più o meno normale. Quindi l'insulto non è ancora di più argomentazione da portare avanti, ma è qualcosa che va stoppato, e di certo non va utilizzata la metafora di un limite di un'altra persona. Guarda, grazie, grazie davvero, perché, come dire, chi ti conosce un po', e noi lo facciamo perché ti seguiamo, insomma, sappiamo l'entusiasmo che tu metti nelle cose che fai, in questa tua piccola battaglia, chiamiamola, perché appunto attraverso il tuo blog, attraverso le tue testimonianze, riesci sempre a ribaltare un po' il problema, no? Invece di essere vittima, perché alla fine un insulto fa male e fa soffrire, ecco, riesci a rovesciare la cosa e insieme a noi, perché anche Parole Ostili, insomma, tende a fare questo, provare a capire come le cose possono realmente cambiare. Senti, la domanda finale anche per te qual è?
dici qual è la parola che abbini al concetto di inclusione. La mia parola è abbraccio. Anche la mia. Mannaggia, va bene. L'abbraccio è una condizione di benessere emotivo. E mentre sei al sicuro nelle braccia di qualcuno, con lo sguardo puoi essere libera di guardare dietro le spalle il mondo che continua ad andare avanti. Complimenti anche per l'argomentazione. Ti dico, la parola è la stessa, ma sicuramente non avrei trovato parole belle come le tue per raccontarlo. Senti, grazie anche a te per essere stata con noi, per la pazienza, perché siamo anche un pelino in ritardo, ma siamo contenti, ecco, di raccontarci con qualche parola in più. E tu alla fine passi il testimone all'ultimo nostro ospite, che è Alex Zanardi. Alex, ci sei? Come no, buonasera. Eccolo qua, bene. Vi conoscete? Così almeno vi presentovi. Sì? Siamo conosciuti al Festival della Letteratura. Ci siamo incrociati, sì. Benissimo, ok. Va bene. Alex, come stai? Tu dove stai? Tu dove sei? A Milano? No, io sono a Padova. Sono a Padova, è una bellissima giornata, sto bene. Guarda che bella maglietta che mi sono messo, a scanso di equivoci anche per una possibile interpretazione sbagliata di parole ostili. Le pensi di aver tutte, ok. Allora, felice di ritrovarti. Allora, Alex Zanardi in realtà ha bisogno di poche presentazioni. Allora, diciamoci anche questo: sei facile, sei un ospite molto facile, perché molto, molto conosciuto. Noi abbiamo avuto la fortuna di averti già ospite virtuale, diciamo così, in un video quando abbiamo lanciato, ci avevi dato una mano anche quando abbiamo lavorato per il mondo dello sport, per le parole ostili nel mondo dello sport e per quella declinazione. Quindi, come dire, ci eravamo incrociati già quella volta. Sei un amico di vecchia data, ecco, di parole ostili, ma in realtà, ecco, ti abbiamo ritrovato qui con grande piacere. Senti, la tua è una storia che, come dire, ha avuto un pre e ha avuto un post. Tu parli di seconda vita, no? Generalmente quando la racconti, di una vita che è cambiata, ma lo dicevamo anche prima con Bebe, come dire, il vostro entusiasmo è disarmante, dico io, nel senso, è disarmante nel senso logicamente più positivo. Siete un grande esempio. Ma come con tutti gli altri, in realtà c'è una frase che ti rappresenta, e vediamo se dalla regia, lo dico per l'ultima volta, ci aiutano. E questa frase è una tua citazione: nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi proprio per questo qualcos'altro che vale la pena raccogliere. Ecco, ci piaceva presentarti così perché è particolarmente profonda e secondo me rappresenta molto un po' la tua storia. Senti, rispetto al principio numero 10, anche il silenzio comunica. Mi verrebbe in mente la frase di Alda Merini che dice: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire, no? Ma senti, che check anche qua facciamo tra la tua storia, la tua esperienza di inclusione e questo principio che tutto sommato ci lascerebbe senza parole dovendo dire silenzio. Beh, è curioso che abbiate scelto me per parlare di quanto può comunicare il silenzio, io che sono un chiacchierone. E permettimi anche di ironizzare un po' su quello che tu hai detto nel presentarmi, ti ringrazio per le belle parole che hai usato, relativamente al fatto di quanto io riesca a stupire chi mi ascolta alle volte per delle cose che in fondo sono anche abbastanza banali, sono fenomeni abbastanza, o ragionamenti se vuoi, ispirati semplicemente dal buonsenso, solo che magari l'aspettativa non è così grande e stupisce proprio per questo il mio ottimismo, il mio essere solare, il mio abbracciare con entusiasmo la vita e le opportunità che sa offrirti, perché effettivamente in relazione a ciò che mi è successo, magari l'uomo della strada si aspetterebbe appunto una persona che guarda il pavimento, insomma, che accetta il passare del tempo senza vederla come un'opportunità per fare delle cose. Però ognuno di noi, insomma, con i propri comportamenti, io credo, dice delle cose agli altri. Ho sentito delle cose meravigliose dagli ospiti che mi hanno preceduto. È vero, le parole sono importantissime, però se rifletti in fondo
anche con i nostri comportamenti in realtà comunichiamo tantissimo ogni giorno, soprattutto rispetto a tutte le persone che con noi fanno quel pezzo di strada che rappresenta un po' la nostra vita, quelle persone che appunto ci accompagnano abitualmente, perché sai, le parole in fondo fotografano anche un breve momento del nostro desiderio di comunicare qualche cosa. In quell'attimo effettivamente possiamo anche mentire agli altri, ma i comportamenti nel lungo periodo non sono un po' ciò che è davvero in grado di fotografare la nostra anima e conseguentemente le nostre intenzioni. Io ho cercato di capire nella vita quali potessero essere le buone intenzioni che dovevo in qualche modo attuare, mettere in pratica. E siccome certezze ne ho veramente poche, ancora meno adesso che dovrei dire sono invecchiato, in realtà mi piace più dire con fare narciso sono maturato, no? Ne ho ancora meno di quante non ne avessi da ragazzo, però dico questa cosa senza nessun imbarazzo, anzi lo rivendico se vuoi con un pizzico d'orgoglio, perché avere dei dubbi e coltivare i miei dubbi, anche ciò che mi ha portato nella vita a girare la testa, a cercare negli altri quell'esempio che poi ho sempre puntualmente trovato, e questa è stata di fatto la mia forza più grande, perché insomma io, usando anche una metafora un po' sportiva, mi sento in gara, se vuoi, in una sorta di staffetta. Io ho raccolto da altri il testimone, noi siamo il frutto dell'educazione, degli stimoli che ci vengono dal mondo che ci circonda, ma anche più materialmente utilizziamo quegli strumenti che ci sono stati passati da altri, e siamo certamente più fortunati di chi ben prima di noi insomma non aveva altro che due bastoncini da sfregare l'uno contro l'altro perché il suo obiettivo della giornata poteva essere produrre il fuoco, no? Noi possiamo fare tante cose meravigliose con gli strumenti che abbiamo, con le cose che utilizziamo, ottenendo dei risultati di cui è anche giusto rivendicare il merito, perché in larga misura è certamente nostro, però dimentichiamo alle volte che insomma non avremmo mai potuto appunto fare quella determinata cosa, fare quel pezzo di strada, se non fosse stato per la nostra capacità di raccogliere da altri il testimone che ci è stato passato. Ecco, tutto questo bel giro di parole per dire che cosa? Per dire che mentre tutto questo accade, noi possiamo modificare le nostre intenzioni, possiamo perfezionare le nostre intenzioni, possiamo anche capire che cosa è davvero importante, e credo che è un tema estremamente attuale rispetto a ciò che sta accadendo, perché questa cosa che ci ha cambiato a tutti quanti la vita, coronavirus, eccetera, che è una grandissima disgrazia per tantissime persone che sono in questo momento in prima linea, che stanno soffrendo molto di più di quanto non è capitato di fare alla maggioranza di noi, che l'ha vissuta soltanto attraverso le piccole scomodità di dover rimanere chiuso in casa o di non poter magari portare avanti le proprie attività professionali. Ebbene, peggio di questo ci sarebbe soltanto sprecare l'occasione, cioè non utilizzare quello che è accaduto per cercare di diventare persone migliori, per provare a imparare qualche cosa, cosa che in verità io rilevo, e lo rilevo dal fatto che anche sui social, ad esempio, la comunicazione è cambiata tantissimo, c'è molta più attenzione, siamo molto più sensibili ad immagini diverse rispetto a quelle del passato più recente. Ad esempio il fatto che la foto di questa ragazza a metà dei suoi 20 anni, un'infermiera col viso segnato dopo aver portato la mascherina per 18 o 20 ore consecutive, non so quanto, sia diventata virale, a mio avviso è abbastanza emblematico del fatto che stiamo noi tutti riscoprendo una sensibilità diversa, un'attenzione per cose che in fondo delle quali avevamo un pochettino dimenticato il valore. E c'è appunto questo desiderio di provare ad essere persone migliori. Ecco, io credo che se in qualche modo noi sapremo mantenere questa capacità che abbiamo riscoperto e traghettarla assieme a noi nel nostro futuro, certamente insomma potremo vivere la speranza di appunto accompagnare noi stessi come comunità verso un futuro migliore, dove certamente insomma avremo
strumenti in più per ispirarci a vicenda e per appunto avere intenzioni migliori. Poi continueremo a fare degli errori, eccetera, però è soltanto in questo modo, a mio avviso, cercando davvero di stimolarci a vicenda reciprocamente e riscoprire appunto l'importanza di cose fondamentali come l'essere utili gli uni agli altri, che potremo in qualche modo appunto raccogliere in modo ancora più efficace il testimone che ci è stato passato, in attesa di passarlo a qualcun altro che seguirà dopo di noi, e soprattutto consegnargli un mondo migliore. Grazie per queste tue parole, che sono, beh, insomma, ci indicano un atteggiamento bellissimo con cui affrontare la vita. Se ce l'hai fatta tu, dico, ce la possiamo fare in tanti, e prendere proprio esempio da chi ha questa carica così forte, davvero. Ascolta, l'ultima cosa, la parola. Che parola ci dici tu? Premesso che delle tante cose che ho ascoltato, insomma, sento che le persone che mi hanno preceduto hanno parlato veramente a mio nome. Condivido tantissime delle cose che sono state dette, in particolare anche Bebe Vio, che saluto, che mi ha chiamato in causa, mi ha spoilerato, come ha detto lei. È vero, lo sport è una grande opportunità di vita, nella quale anch'io davvero ho avuto modo di tirare fuori il meglio che esisteva dentro di me, perché sono assolutamente convinto che, insomma, bene e male alberghino quasi in egual misura dentro ognuno di noi. Ciò che viene fuori, come dicevo poc'anzi, è poi il frutto degli stimoli che ci arrivano dal mondo che ci circonda, e io nello sport ho avuto degli stimoli assolutamente giusti. Quindi, però, la tua parola non è sport, e qual è la tua non è sport la tua parola, perché te l'ha rubata Bebe. E allora qual è la tua parola? La mia parola, sì, hai ragione, sono un gran chiacchierone, ma d'altronde sono l'ultimo. No, tu me l'avevi detto. La mia parola è tolleranza. Tolleranza, perché, okay. Perché io credo che, proprio perché stiamo parlando di parole, occorrerebbe sceglierle quando comunichiamo con gli altri, armati delle migliori intenzioni. Poi, attenzione, la perfezione non la possiede nessuno, nessuno mai la possiederà. Io credo che ognuno di noi potrebbe vivere mille vite e certamente morire senza aver comunque imparato tutto quello che c'è da imparare, e avrebbe sempre margine per migliorare tutte le cose che ha fatto, avendo la possibilità di fare nuovi tentativi. Però credo che essere tolleranti significa soprattutto saper ascoltare, saper cogliere il senso di quello che ci viene detto, e quindi sapere anche riconoscere chi, al di là delle parole che ha scelto, è perfetto nelle intenzioni, perché questa è un'ambizione che possiamo coltivare tutti: non raggiungere la perfezione, ma essere perfetti nelle intenzioni. E l'unico modo per ascoltare gli altri è imparare anche dagli altri, essere tolleranti, e quindi non fermarci e polemizzare subito su quella parola che è stata scelta, ma cercare di cogliere il senso di quello che quella persona sta tentando di comunicarci. Guarda, Alex, grazie di cuore anche a te, grazie per la pazienza, perché insomma ti abbiamo fatto anche un po' aspettare, ma ne valsa la pena assolutamente. Grazie per essere anche tu testimonial di questo nostro manifesto. Ci avviamo, se c'è ancora qualcuno dall'altra parte, dico io, perché è un'ora e tre quarti che siamo in onda, e quindi ci avviamo verso la conclusione. Vorrei mostrarvi quali sono le parole che alla fine vanno a comporre una sorta di piccolo riassunto di questo nostro pomeriggio, perché sono le parole che voi dieci avete scelto presentando il manifesto. Le parole sono accettazione, sport, dignità di tutti, empatia, ascolto, fratellanza e sorellanza, imprenditoria, diversità, abbraccio, e poi c'è la tua tolleranza, appunto. E adesso invece è arrivato il momento di salutarci. Guardate, con grande emozione, mi sento molto al telegiornale, ma ci teniamo a dare la notizia in diretta del fatto che hanno liberato Silvia Romano.
quella ragazza che si è occupata degli ultimi, è un grande esempio di inclusione, e quindi ecco, partecipiamo a questa grandissima gioia, perché abbiamo fatto il tifo in tanti. Detto questo, concludo veramente, quindi Alex ti saluto, grazie per essere stato con noi, ma io ringrazio tutti e 10 i nostri ospiti, ringrazio la Cristiana Capotondi, ecco, speriamo con questo manifesto che è stato semplicemente lanciato, quindi è il giorno zero, il giorno uno, di aver seminato qualche piccolo germoglio di maggiore consapevolezza. Consapevolezza è una parola a noi molto cara. Questa volta però proprio per i temi legati al mondo dell'inclusione. Vogliamo lanciare invece un'ultima cosa prima di lasciarci, un esperimento, e volevamo provare a fare un piccolo selfie virtuale. Quindi in chat noi abbiamo appena messo un link. Se voi cliccate su quel link, finite da un'altra parte. Ecco, le prime 250 persone che entreranno dall'altra parte, in teoria dovrebbero riuscire a farsi questo selfie tutti insieme, così per rimanere, per restare come ricordo. Ci siamo? Vediamo? Facciamo questo esperimento? Dalla regia mi dicono che si può provare, e provo anch'io ad andare dall'altra parte. Qua voi dovete avere pazienza perché è tutto live, e quindi ci proviamo. Allora io vi guardo, perché qua dalla regia mi hanno dato un mouse un po' scassone che faccio fatica a gestire tutto, però è divertentissimo vedervi. È vero Alex, noi li guardiamo che si aggiungono fortissimo, siete veramente tanti. Ma dobbiamo aspettare 150 scatti? Sì, praticamente no Alex, ci puoi salutare tranquillo, puoi andare. In realtà io aspetta un attimo, no, questo mi dà l'impressione che davvero qualcuno ci ha ascoltato, perché guardate, non è molto facile stare dall'altra parte dello schermo e guardare semplicemente uno schermo. Certo, si vede una chat, però non si ha la consapevolezza, tanto per restare in quella parola, del fatto che siamo in tanti dall'altra parte. Allora, dalla regia noi vediamo un giovane ragazzo che sta facendo entrare altri, torniamo a noi. Io intanto lancio l'ultimissimo appuntamento di questa giornata, sarà alle 18:15 sul nostro canale YouTube, sarà con Paolo Condò, conosci benissimo immagino, vero Alex? Paolo Condò, il giornalista, che si metterà a disposizione e divertendosi a giocare a Twitch, su Twitch a Fortnite con Power. Adesso io non so quanti di voi conoscono Power, che è un grande giocatore italiano di Fortnite, che è un gioco online, che viene giocato su una piattaforma che appunto si chiama Twitch. Allora oggi faremo questo esperimento, saremo prima alle 6:15 su YouTube, e lì incontreremo insieme ai nostri amici Academy incontreremo Paolo e faremo 10 minuti di chiacchiera, e poi ci sposteremo sulla piattaforma di Twitch, e lì loro due gareggeranno e magari si confronteranno anche sul principio numero 2, si è ciò che si comunica, che tutto sommato è un principio estremamente importante anche per chi sta online a giocare. Allora, come va con questo selfie? Ci siamo? Stiamo scattando? Chissà se ci arriva un ok dal dietro le quinte. Ma quindi l'hanno fatto solo con noi due il selfie? O anche con tutti gli altri ospiti? Loro sono tutti dall'altra parte. Adesso noi staremo a guardare il loro selfie, hai capito? Guarda, è tutto molto improvvisato, quindi stiamo... Ci dicono che è difficile, che stanno ancora aggiungendo le persone. Allora, Alex, io ti lascio andare, perché sennò ho paura che qui ad aggiungere persone magari ti facciamo aspettare ancora qualche minuto e magari ti libero. Vediamo se ci riescono a mostrare lo stato dell'arte. Ma 1, 2, 3. No, vedo che non ce la fanno.
magari ci arriverà direttamente il selfie di gruppo. Ecco, allora con questo io ringrazio davvero tutti per averci seguiti. Vi do appuntamento il prossimo anno, non abbiamo ancora la data. Noi speriamo realmente che sia un appuntamento offline. Questa volta abbiamo sperimentato. Spero che abbiate avuto pietà di noi, perché magari in qualche passaggio siamo stati... Beh, che bello, però, dai. Adesso li vediamo. Ma Rosy, mi posso permettere di dire un'ultima cosa? Ma come no, vai. Io nasco come tipo molto analogico, lo ammetto. Però devo dire che in questi giorni ho davvero riscoperto l'anima più nobile di questi strumenti tecnologici che in realtà in certi momenti dominano anche un pochettino la nostra vita, ma si stanno svelando invece grandi opportunità. Anzi, credo che questa forma di comunicare forse continuerà o sopravviverà anche alle restrizioni alle quali ovviamente tutti quanti dobbiamo assoggettarci in questo periodo, a dimostrazione che è proprio nella difficoltà che l'uomo sa farsi delle domande. Ed è anche un po' il senso di quello che secondo me è importante raccontare, perché oggi abbiamo degli strumenti tecnologici pazzeschi, ma non dobbiamo mai dimenticare che gli strumenti rispondono, sono solo gli uomini che sanno fare le domande. Ecco, sapersi fare le domande giuste alle volte passa anche attraverso l'ascolto, l'essere ispirati da altre persone che magari di lì sono già passati, ci possono raccontare con la loro esperienza qualche cosa che magari ci illumina, ci spiega, ci svela e alle volte addirittura ci fa trovare una direzione nella vita che poi magari diventa la nostra grande passione, quella cosa per cui alla fine riusciamo a vivere anche una vita migliore, perché sai, poi la passione è ciò che ti fa alzare al mattino e la prima cosa che pensi è che cosa posso fare oggi a favore della mia passione per migliorarmi ancora, ed è anche l'ultimo pensiero che ti accompagna la sera prima di dormire, no? Quindi sono quelle cose che ti fanno diventare una persona migliore e capace, probabilmente, anzi sicuramente con i tuoi comportamenti, di comunicare anche cose migliori, al di là delle parole che tu possa scegliere, che rimane una cosa importantissima, l'abbiamo detto dall'inizio, forse tutto questo racconto vuole proprio sottolineare questo aspetto e io mi metto in scia a tutti coloro che l'hanno spiegato, le parole sono importanti, però insomma ancora più importante credo che sia davvero fare in modo che venga fuori quel potenziale che esiste dentro ognuno di noi, quel bene che ci spinge a, come posso dire, agire nel modo giusto e conseguentemente scegliere anche le parole migliori per raccontare ciò che sono le nostre intenzioni. Grazie, grazie anche per questo finale tuo. È bellissimo vedere. Sono preso il tempo, tu sai che io non faccio fatica, quindi... Lo so, ho imparato questo, ma... Visto che sono curioso per fare dei selfie, magari qualcuno avrà un selfie con Zanardi con la bocca un po' aperta, un po' storta, però... Mm-hmm. Ma no, quello che raccontavo ieri quando ho aperto la cosiddetta plenaria qua in solitudine era proprio che quest'anno ci mancava l'abbraccio, no? Perché fare un'edizione di Parole Ostili, ma tutta online e tutta digitale, non ti permette di abbracciarci. Allora, sono quasi commossa nel vedere tutte queste persone che si stanno aggiungendo, perché è quasi un abbraccio che viene restituito a quella mia domanda di ieri mattina, insomma, ho quella voglia di sapere che dall'altra parte c'è qualcuno, che con i nostri contenuti siamo arrivati, ecco, speriamo lasciando un piccolo segno. È stata una bella maratona, dico la verità, perché insomma ci siamo per certi versi un po' improvvisati, insomma è la prima volta che facevamo una cosa di questo genere, però sono stati tanti incontri anche molto belli, molto toccanti, con tanti contenuti che... ecco, sono arrivati davvero in profondità e credo che quest'ultimo sia faccia parte proprio della bellezza di questa nostra edizione. Vedo che adesso stanno subentrando anche altre, non so cosa, dalla regia.
Riusciamo a farci questo selfie collettivo? A che punto sono? A che punto siamo? Così sappiamo quanto manca. Gli utenti raffigurati sono una quantità che mi sembra prossima ai 200. Sì, siamo quasi arrivati. E volevamo dirvi che questa foto, che sarà la foto di gruppo, perché quest'anno mancano le foto, Alex, hai capito? Durante questa nostra edizione a un certo punto ci siamo detti, ma mancheranno le foto ricordo, no? Le foto sul palco, le foto fuori dalla hall. Invece credo che questa diventerà la foto ufficiale di questa nostra edizione. E soprattutto sì, la foto E se vuoi anche la sintesi di quello che hai detto, che è meglio un abbraccio virtuale sincero che un bacio di Giuda dato. Assolutamente. Porto, no? Provo a domandare alle persone che sono dall'altra parte se riescono ad attivare la telecamera, così diventa realmente una foto di tutti. Tanto siete talmente piccoli che non vediamo se siete in cucina, in giardino, in soggiorno o com'è. Quindi, il bello di... Ecco che cominciano ad attivarsi anche un po' di telecamere. Ah, ok. In realtà io, guardate, mi faccio un po' più in qua e chiamo Tiziana. Stiamo a quel metro di distanza circa, esatto. Eccoci. Che la mia, l'avete conosciuta perché lei si occupa degli aspetti social e della comunicazione. Alex, te la presento in diretta. Ciao Alex. Ciao Tiziana. No, e la mente e soprattutto le mani dietro a tante cose dei social. Sì, noi dobbiamo stare un po' lontane perché il metro esatto, ci siamo. E dall'altra parte abbiamo uno schermo qua davanti anche che ci permette di fare un selfie e quindi uniremo vari selfie. Siamo a quota 184. Facciamo un conto alla rovescia di meno 10, così la regia si tiene pronta. Se potete cliccare. Allora, 10. Come a Capodanno. Come a Capodanno, ma siamo 10, 9, 8. Attivate, dai. Attivate, 7, 6, 5. Ci siete quasi tutti. 4, 3. Pronti? 2, 1, selfie! Forza, tizi, vai! Facciamoci questo selfie. Bene. Eccoci qua. Bene. È andato. Allora faremo così, questa foto, questo selfie di tutti, proveremo a condividerlo sui social e così è il nostro modo di salutarci e di salutarvi tutti. Grazie ancora e grazie a te Alex per essere rimasto qua a farmi Ciao. Compagnia. Adesso vado ad allenarmi. Va bene, ok. Grazie a tutti. Ciao. Buona vita a tutti. Ciao.